la fortuna viene e va. Quando bussa alla tua porta, apri pure, lei lo sa, che nel fondo del tuo cuore c'è un segreto, una follia, e se vuoi che ti accompagni, non lasciarla andare via. Ora incrocia le tue dita mentre guardi la TV, può cambiare la tua vita questa sera. Sabato sera e caramba, ed hai vinto tu. Che bello, buonasera, buonasera a tutti e ben arrivati alla 12ª puntata di Caramba, che fortuna. Vedete, anche noi abbiamo il nostro piccolo presepe che stiamo approntando, ma soprattutto è bella quest'aria di calma, di serenità, di pace, senza, come dire, finalmente senza il rumore della città. A Natale è quasi come se tutto in un certo momento si fermasse. Ci sono i pastori, ci sono gli zampognari, ci sono i re magi. Mi avete portato dei doni?
Cosa portiamo al bambino? Raffa, guarda. Abbiamo portato guarda. Raffa, che piacere trovarti qui. Che piacere. Io sono pastore protestante, non ho potuto mettermi come i miei colleghi re magi. Fai conto che sia Memo e i re magi. E sono venuto per darti un bacio. Ma davvero? Ti chiedo un bacio, Raffa. Ma è Natale. Me lo dai, è Natale. E dammi un bel bacio. Sulla boccuccia. Sulla boccuccia? Sulla boccuccia. No, a Natale dai. No. E non stiamo a guardare il capello, dai. Sulla Raffa. Boccuccia. Dai, vai. Vai, sorridete. Sorridete. I paparazzi. No, ragazzi, basta. Con il bambino. Andate a mettere a fuoco un ghiacciaio, andate. Ragazzi, facciamo una cosa, guardate. Basta, adesso paparazzi è il film, ma noi, voi nella vita siete Nino D'Angelo, Cristian De Sica, Battantuono e Massimo Boldi. Basta. Allora, se io vi faccio estrarre i tre numeri, mi promettete di non paparazzarmi più? Una sola. No. Vieni, Martufello, aiutami. Aiutami. Questi ragazzi, venite dentro con me. Venite dentro con me. Hai visto, Raffaella, che ho portato il mio harem? Bello, bello. Ma quante pecore! Il mio harem è quello, no? C'è anche una pecora nera. È quella perché depura l'ana vergine, perché corre più veloce di me. Ah, sì? Mica per altro, sai. Ah, capisco. Ma scusa, e come si chiama quella pecora nera? Si chiama Giovannina. Giovannina si chiama la pecora nera. Lo sai, Raffaella, che ho fatto anche una cosa telematica in alternativa a internet? Cioè? Ho fatto pecorette. Il mio sito è www.comprasettetedepecori.com. Hai capito? Senti, ma tu vieni da Sezze Romano? Vengo da Sezze, sì. E danno molto latte con questo freddo le tue pecore? E certo che danno il latte. Danno il latte. Anche il pecorino, che è il Viagra del 3000. Ah, ecco, ho capito. Allora, senti, tu vai in teatro, mentre io mi libero di questi paparazzi, sì, sì. Che è un film, ma loro in realtà hanno oramai questo ruolo, com'è? Da Re Magio. Vieni con me. Allora, cari Re Magi, venite con noi. Venite dietro qua. Venite di qua. Mi estraete i tre numeri della lotteria. Aspetta, signora, scusi, signora. Signorina. Ah, signorina, mi scusi. Vero che sarà il Mago Telma, Massimo, il signor Re Magio. Sì, Mago Telma, è vero. Ragazzi, voi sapete che la lotteria è stato comunicato ieri che il primo premio del 6 gennaio, il giorno della... com'è? 15 miliardi. 15 miliardi, lo sapete? 15, li abbiamo portati noi 15 miliardi. È il dono che ci fa. Allora, calma ragazzi, perché... Fermati. Basta. Che gira? Apro, No, aspetta. La bim. Ecco, adesso vado. Vai. Il primo numero di questa sera, il re mago Cristian De Sica. Dai. Gira. Perché non è proprio un mago, è magio. Eccolo. Eccolo qua, è il numero. Vado. 8. 8, bellissimo numero, dallo a Simone che lo richiude. Simone, adesso, pia insomma, l'otto. Ieri è uscito il vostro film, tutto, sì. Com'è andato? Bene, molto bene, è molto divertente, devo dire, fa molto ridere, vero? Tu non sei venuto l'altra volta, perché ero a fare un altro lavoro. Ma tu lavori tanto, no, veramente? Facevo un'altra trasmissione della concorrenza. Ah, ecco, capito. Ma non del sabato però, stai tranquillo. Lascia, faccio io. Vai. Massimo. Levati, che poi devo riuscire. Fortuna. E se lo rimette? Vai, Nino, morde. Tocca a te. Vai. Signorina, tocca a lei. Signorina, signorina, come signorina? Gli dia una bella remenata. Allora, apri la tua sfera, faccio io. Apro io? Dai, vai, prova, vai. Ce la faccio. Vai. Che bello, oggi che bello. Vai. A Roma, ma che fa Sanremo lui, Ah sì? Sette. 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 Ed è il secondo 8 e 7. Dallo Simone che lo richiude. Dallo Simone. Vai a Sanremo come cantante. È uscita la notizia adesso questa sera. Proprio il TG. Uno scoop. Proprio questi dai, cantane un pezzettino, dai. Cantane un non pezzettino. Non si può, che lo squalifica. No, non si può, squalificato. Io faccio la... E-oh, la fortuna. Certo. Vai. Dai. Ultimo che giro. Che male, hai fatto male il dito. Ho tenuto dentro il dito. Vediamo. Ok, ultimo. Signora, numero Anna. Per i primi tre, prego, signor Massimo. Non guardo, no. Non guardo, eccolo qua. Anche se guardi è tutta bianca. Ah, è vero, allora, però. Allora, vai. La faccio vediamo andare? Che ammetto regalo che ci portano? Scommetto che il... Boldi! Dai. Lo zero! Zero!
Allora, come, perché c'è Renato, capito? Renato, certo, ci fa già certo un lancio. Ecco, 8-7-0. 8-7-0. L'ho butto dentro? I primi tre appoggi. I re magi sono dolci, i paparazzi come voi sono un po' più aggressivi. Ma tu il bacio sulla bocca, ragazzi, datemi i rullini, eh. Dicevo... Però dai lo stesso senza rullino dopo. Sì, quando andiamo a nero, quando andiamo a nero. Guardalo. 8-7-0, i primi tre numeri. Chi li avesse sul grattacuì del biglietto della lotteria può cominciare a telefonare 0878-2000, perché i nostri centralini sono aperti. Allora, io adesso vi saluto. Certo, mi dispiace che non mi veniate più a trovare. Anche ormai mi ero abituata. Sì. Non c'è due senza tre. Comunque, ricordate, paparazzi al cinema con questi quattro meravigliosi, divertentissimi. Oh, c'è sta pure il panata. Adesso pure salutamelo. È la regia, gli neri parenti. È una garanzia. Ha una garanzia. Certo. Va bene. E adesso noi diamo un'altra garanzia. Stefano Forti ha preparato un bellissimo balletto. Ciao. Ciao. Andate via, perché io sono in imbarazzo. La fortuna. Viva Raffaella! Ciao ragazzi! Ciao! Accorda bene sta zambogna, te l'ho sempre detto, la devi accordare. Andiamo Giovannina. Martufello, benvenuto. Grazie. Senti, ma è buona? È buona, e questa... Se io l'accarezzo lei sta ferma? Come no? Su. La pecora morde? No, che morde la pecora? Morde a me la pecora. Perché tu devi... No, tu devi sapere, cara Raffaella, che l'uomo di città, per addormentarsi la sera, deve contare le pecore. Questo è vero. Io mi ci addormo direttamente insieme. Ecco, ha sentito? Ha detto di sì, perché il paese ha mio un beh sì significa sì. Però anche tutte le notti, dopo ho capito che quando dormiamo insieme, a un certo punto lei mi fa un beh. Senti, dille così di voltarsi più elegante. Volte, davanti fate vedere al pubblico a casa. Guarda. Eccola qua, molto carina. Senti, volevo dirti una cosa. Tu vieni da Sezze Romano. La posso congedare, Giovannina? No, teniamola qua fino a un altro pochettino. Fate guardare. Volevo dirti una cosa. Di profilo lei viene meglio, ecco perché si mette così, capito?
è un'artista nata questa pecora. Allora, senti, ma tu quando sei potuto entrare finalmente al Salone Margherita da Sezze Romano, dove tu ti occupi di caciotte, di pecore, di cose, come sei arrivato da Pingitore, a Nini Pingitore? Da Pingitore sono arrivato, io feci uno spettacolo nel 79, mi sembra, quasi 80, con Dino Verde, ecco, non gli è piaciuto, si ricorda pure lei con Tullio Solenghi, eccetera. Però io volevo entrare a far parte della scuderia di Pingitore e Castellacci e Pingitore del Bagaglino. E allora come hai fatto? Allora io ho finito quello spettacolo, dico, moglie, la vogliamo congedare, perché se no questa mi dice sempre di sì, io capito. Vabbè, però mi dispiace, tienla qui, tu fa finta di niente. Vabbè. Allora finisce questo spettacolo, successo, eccetera, eccetera, una bella tournée, io dico, sono arrivato finalmente, invece niente. L'ha cominciata la sfortuna totale. Chi era il tuo agente in quell'epoca? Non c'aveva agente, no? No. Ancora non conoscevo nessuno. Io so che tu avevi un ufficio però, a Sezze Romano, un ristorante. Sì, perché... Quello era la tua agenzia. Poi quando io decisi, dico, mo basta, la sfortuna mi sta proprio a prendere in pieno, me ne ritorno al paese, ma sta mozzica i pantaloni è stata disgraziata. Ma te vuoi fermare? Perché vuol dire sbrigati come sei arrivato al Salone Margherita. Allora dico, me ne vado al paese e se ne parla più. E andai al Bagaglino e dissi al dottor Pingitore, dico, guardi, io le lascio questo numero di telefono, se occorre vengo qui pure a fare il guardarobiere. E gli diedi il numero di un ristorante, perché a casa non ce l'avevo il numero. E tutti i giorni andavo a mangiare a questo ristorante mattina e sera con la speranza che il Pingitore mi chiamasse. Mi ha chiamato dopo 12 mesi. Ma è vero che non pagavi mai? E non pagavo perché dicevo prima o poi faccio l'attore, prima o poi mi chiamo Pingitore, mi ha chiamato dopo un anno, pensa quanto debito, per 3 anni ho dovuto pagare i debiti. Certo. E poi ti ha chiamato al ristorante e ti ha trovato. Allora adesso invece lasciamo proprio la nostra pecorella, perché io vorrei che tu facessi una telefonata. Vai da sola, vai in mezzo al pubblico, siete da dove pare. Vai. Ma vediamo dove va. Come, quella è... Non... Lei cerca l'erbetta. Però è bella la pecora nera, sai che non l'avevo mai vista da vicino. Questa è molto così, carina. Sì. Allora, mi portate per cortesia il leggio e il telefono. E tu sai che ogni tanto ai miei ospiti io faccio fare una telefonata a un telespettatore o una telespettatrice di cui non sappiamo né il nome né la città, sappiamo solo il telefono e il prefisso. Tu non devi dire che sei in diretta su Rai 1, non devi dire che sei Martufello naturalmente, e devi telefonare con un tema. Se tu resisti 1 minuto e mezzo non paghi una penitenza, altrimenti paghi una penitenza. Allora scegli uno di questi numeri che io te lo fo e ti dico prima il tema qual è. Sì. Va bene, il tema è questo: tu devi offrire una pecora, dice, lei vuole una pecora che le serve da guardia, invece di un cane da guardia, una pecora che faccia la guardia alla sua casa, al suo appartamento, quello che sia. Va bene? Che numero vuoi di questi? Questo, ok. Aspetta un attimo. Pronto? Buonasera signora. Chi è? Sono un... Senta, io ho una pecora. Sì, mi dica, l'ascolto. No, mi seguo attentamente perché la cosa è importante, non sono uno che va importunando a quest'ora le persone a casa. Ho questa pecora e purtroppo ho la casa piccola. Se dormo io, non dorme la pecora e viceversa. No, poverina. Allora io che cosa volevo fare? Lei ha un giardino per caso? Due. Ha due giardini, ecco, quindi io, se io le regalo la pecora, un po' fa taglia l'erba perché se la magna, e anche da guardia perché è una bella pecora, insomma, capito? E però c'è un piccolo problema, tra virgolette problema, perché io la pecora gliela regalo, però lei dovrebbe pagare... Cosa? Ma innanzitutto, prima di tutto, la vuole la pecora? Beh, farebbe comodo, risparmierei il lavoro a mio marito. Così non taglierebbe l'erba. Perché suo marito taglia l'erba, giustamente, quindi la pecora. Senta, ci avrebbe anche una papera, non è che. Perché sa, la papera e l'erba se lei la vuole, io gliela do molto volentieri questa pecora. Però c'è un piccolo problema, ripeto, tra virgolette, problema, che si dovrebbe pagare una piccola IWA. No, l'IVA, sì.
l'IVA è roba di non so, 70-80 mila lire, così, roba da poco, insomma. Bravissimo, ce l'hai fatta! Allora, se mi passi la signora, io ho l'impressione che lei sa chi l'abbia chiamata, o no? Sono di Sette. Prego? Sono anch'io di Sette. È di Sette Romano, hai scelto il numero di Sette Romano. Ah, ma il prefisso era 0773. Eh sì, perché io... Sì, sì, 0773. E allora lui si è scelto un prefisso della sua zona. Stop alle telefonate. E beh, l'ha seccato in pieno. L'ha seccato Stop in pieno. Alle telefonate. E vi pregherei di non telefonare più, perché evidentemente i centralini sono pieni, così non spendete più soldi. Vi ringrazio molto. Allora, il suo primo nome? Barbara. Barbara. Allora, siccome lei è stata così gentile e ha fatto vincere Martufello, noi le invieremo un mazzo di fiori con 5 biglietti della Lotteria Italia. Grazie mille. Arrivederci, glielo passo così lo saluta. Sì. Ciao, arrivederci. Ciao. Ciao, ciao bella. Ma la ciao. Conoscevi? Non lo so se la conosco. Vi conosci ci conosciamo? Ci... Dovresti conoscere mio padre. Ah. Chi è? Allora... Se ti dico il marmista a Via Resistenza? A Via Resistenza abito pure io, mia madre. Franchino? Cioè, ha chiamato una sua vicina di casa. Hai capito? No, d'accordo no, perché... D'accordo è subito lui, d'accordo. State zitto, ma guarda d'accordo. No, no, non eravamo d'accordo. No, lo so che non eravate d'accordo. Va bene, cara Barbara, ti saluto, ti abbraccio, grazie. Okay. E ci vediamo. Ciao. Buon Natale. Grazie, ciao. Arrivederci. Ciao, ciao. Allora... La penitenza. La penitenza è... Comunque una cosa che tu dovresti fare per me, e spero che faccia piacere anche a te, perché è molto divertente, lui ci racconterà una barzelletta, quella era la penitenza. Ah, chi è? Chi è? Zitto, basta. Buono, stop alla telefonata, l'abbiamo detto prima con l'interfonica. Allora, prima di lanciare la sfera dei tre premi ti pregherei di raccontarmi una barzelletta. Allora c'erano questi due compari, si incontrano, uno fa all'altro, dice: senti compà, mi sono comprato un computer. E che è sto computer? Come che è il computer? Il computer dice tutto oggigiorno. Lo porto sopra a casa e dice: guarda, questo è il computer. Madonna, io non l'avevo mai vista una cosa del genere. Dice: guarda compa, tu facci una domanda a sto computer e quello ti risponde. Ma davvero? E come no? Prova, quello si mette davanti al computer così. Dove sta mio padre? Tuo padre sta a pescare sul lago di Garda. Ma com'è possibile che mio padre sta a pescare sul lago di Garda? Mio padre è morto da 10 anni. Il compare dice: compa, sono proprio mortificato, non si era mai sbagliato sto computer, chissà com'è successo. Rifaccio un'altra volta la domanda, questo me non ha capito bene. Si rimette un'altra volta davanti a sto computer e dice: dove sta mio padre? Tuo padre sta a pescare sul lago di Garda. Ma non è possibile, mio padre è morto da 10 anni, compa, ma che sta di sto computer? Oh, guarda, sono proprio mortificato, guarda. Prova, formula la domanda diversamente, hai visto mai? Quello si rimette là davanti. Dove sta il marito di mia madre? Il marito di tua madre sta a casa, ma tuo padre sta sempre a pescare sul lago di Garda. Se vuoi io... Ne hai un'altra? Un'altra. Aspettate che ce ne racconto un'altra. Allora ci stava una signora, non rientrava più il marito. Allora vado ai carabinieri a denunciare la scomparsa. Certo. Si sente maresciallo che mio marito sono 15 giorni che non torna. Dice: vabbè, vedremo, faremo delle indagini. Dopo un paio di mesi trovano uno, diciamo che per un incidente era morto, eccetera, eccetera. Però non si riusciva a capire perché era stato brutto l'incidente. Allora il maresciallo dice: beh, andiamo a chiamare la signora che ha denunciato la scomparsa, visto mai, questo è il marito. E l'avevano coperto tutto quanto quello là. La signora dice: va bene, scoprimelo un po', maresciallo. E il maresciallo lo scopre fino qua alla faccia. Dice: ma non si capisce, non si capisce, non è che potresti scoprire un altro po'. E il maresciallo lo scopre fino qua. La signora andava a guardare e dice: maresciallo, non riesco a capire se è mio marito. Lo puoi scoprire ancora di più? E lo scopre fino qua all'ombelico. Quella guardava e dice: maresciallo, veramente non riesco proprio a capire se questo è mio marito, non è che lo potresti scoprire un po' di più? E lo scopre tutto fino qua sotto al basso ventre. La signora guarda attentamente e dice: no, no, questo non è mio marito, anzi lo sai che ti dico maresciallo, questo non è manco della provincia. E come faceva a saperlo? Però c'era un'altra bella, se vuoi. C'era un'altra. Abbiamo tempo per un'altra? No. Sì, dai, un'altra. Un'altra,
Allora ci sta. Dopo que... tientene qualcuna che se durante sì, il programma. Sì, sì, no, ci sta quello, si compra una motocicletta nuova a Natale, si è fatto sto regalo. Mm. La prima cosa che ha fatto è andato dal compare suo, ha suonato, sì. Pippi, dice compare la motocicletta nuova, scende, quello scende tutto con un vestitino, un cappottuno, un cappottuccio tutto aggiustato. Dice, però tu mi vuoi portare a fare una passeggiata con questa motocicletta, io ho freddo, dice, guarda compare, ci penso io a te, levi sto cappotto. Gli fa, toglie il cappotto e glielo fa mettere alla rovescio. Ma e gliela bottona di dietro. Certo, così, cioè, è coperto. Così stai coperto. E si aggrappa dietro a sto compare con questa motocicletta a 50 all'ora, il compare si gira, compare, questa motocicletta, compare. Ma come va? Bene, compare, c'hai avuto una pensata a farmi mettere sto cappotto alla rovescio, abbottonato di dietro questa cosa qua, il freddo, quando mi spassa? A 100 all'ora, compare, come va? Come va, compare, queste idee che c'hai avuto a farmi mettere sto cappotto alla rovescio, abbottonato di dietro, come va? Va bene, a 150 all'ora si gira, compare. Compare, compare non c'era più. Dice, oddio, compare l'ho perso. Si gira con sta motocicletta alla ricerca del compare. Quando ti vede in alfetta con quattro carabinieri, il compare per terra. E quello piano piano avanza, dice, ma lascia, ma che è successo? E che ne so, gli abbiamo girato il collo e non ha parlato più. Qualcuno da una parte, troppo simpatico, Martufello è veramente troppo forte. Allora, Alessandro ci dà la sfera perché adesso lui porterà fortuna a una famiglia, anche se ovviamente sarà il nostro computer a decidere a chi portare i tre premi della lotteria. Puoi mettere la sfera nel tunnel, appena tocca, vai, la lascio. Parti, via. Esatto. Ecco qua, c'è un contatto che si innesca immediatamente e parte il computer che sceglie fra le 123 linee piene di telespettatori che hanno i tre numeri appena estratti della Lotteria Italia sul loro biglietto e naturalmente porterà loro immediatamente tre premi. La linea vincente è la linea numero... un numero magico, il numero 7. Grazie Martufello, grazie. Vatti a cambiare, gran signore, e però dopo continua. Non cambia niente. No. Ci vediamo dopo. Troppo simpatico. Pronto? Pronto? Chi c'è al telefono? Un secondo, allora poteva rimanere qui Martufello a raccontarmi un'altra base, simpatico, è forte. Pronto? Pronto? Buonasera signora. Buonasera. Il suo nome? Loredana. Da? Da Ro. Ro. Sì. Allora, signora Loredana, lei complimenti, sa che ha vinto tre premi. Ora sì. Ascolterà una breve canzoncina e mi scelga tre ragazzi che secondo lei sono i più fortunati. Va bene? Sì. Grazie. Musica! Qua. Allora, signora Loredana, sì. Appena è finito l'applauso, io le chiedo i tre nomi dei ragazzi che lei ha scelto. Sì. Mi dica. Paolo, Simone e Marius. Allora, ho capito, Paolo, Simone e Marius. E Marius, molto sì. Bene. Buonasera Paolo. Allora, eccoli qua, velocemente stanno raggiungendo il mio, la postazione. Vieni qua Paolo, vai. Ok, e Paolo le dice chi ha vinto? 2 milioni. Grazie. Prego, signora Loredana. Mentre Simone le porta... Le porta 35 milioni. Caramba, che fortuna! Ma signora Loredana, eh? Com'è? Bene. Lei è sempre così fortunata? No, ma... Eh? Mai. Mai? E beh, vede, c'è sempre una prima volta. Vai, Marius. Signora, ha vinto 2 milioni. Grazie. Bene, complimenti. Il suo montepremi è quindi di quant'è, Marius? Di? 39 milioni. E con questo alzeriamo i centralini e ci vediamo noi. Grazie, ragazzi. A dopo. Walter?
sono qua. E sono qua. Signora, lei ha saputo che la lotteria come primo premio ha aumentato 15 miliardi? Sì. Biglietti ne ha comprati, no? Sì. Tanti. Lei è fortunata, di solito ha mai vinto qualcosa? No. Mai, eh? Lei invece ha mai vinto qualche cosa? Mai. Nemmeno. Invece c'è qualcuno che ha vinto, e anche abbastanza di recente, ed è la signora Chiara Castro. Buonasera. Buonasera. Come sta? Lei è di Bitritto, in sì, provincia di Bari, dove ha un negozio di parrucchiera. Vuol seguirmi sul palco? Intanto raccontiamo la sua storia. Settembre scorso, sì, lei gioca all'otto, sì, e si gioca tre numeri all'otto, sì, come dice la famosa canzone, 63, 74 e 76, sì, giusto? Sì. Ecco, li gioca su tutte le ruote, fa sì, questo terno che esce, gioca 20.000 lire, sì, 20.000, e vince 5 milioni e 100.000 lire. Beh, non è una grandissima cifra, però non è affatto male, dico bene? E cosa ne ha fatto di questa vincita? Niente, siamo stati a Milano a casa di amici, diciamo. Hanno fatto un viaggetto. Fatto buonasera, signora buonasera. Chiara, come sta? Venga qua vicino a me. Senta, grazie Walter, come sei andato via di corsa? Allora, lei cosa fa di mestiere, di lavoro? Faccio la parrucchiera per signora. La parrucchiera per signora. Abbiamo un'attività, Bitritto. Bitritto, ah bene, mi fa molto piacere. Allora, visto che lei è stata fortunata, dovrebbe estrarmi un numero per portare fortuna al pubblico che ha il biglietto della lotteria e che ci sta seguendo. Ecco qua, scelga come e dove vuole lei, questa è la sfera, grazie. Signora Chiara Castro ha scelto il numero 5. Bene, allora io la ringrazio moltissimo, i numeri sono 8705, chi avesse questi quattro numeri anche in forma scomposta sul biglietto della lotteria, ovviamente nel gratta qui, può cominciare a telefonare 0878-2000. La ringrazio, complimenti e spero che veramente vinca nella vita in ogni senso. Grazie. Arrivederci signora Chiara, grazie, arrivederci. Ora vorrei andare in un grand hotel romano dove alloggiano degli ospiti che devono venire qua. Ecco qua siamo al Grand Hotel Plaza. Che meraviglia, bellissimo albergo, meraviglioso, antico, e dovrei vedere se ci sono appunto un paio di ospiti che insomma devono venire qua. Voglio eccoli là, ma lo vedi che sono ancora lì? Ciao DJ X e DJ Jed, gli Articolo 31. Ah, carino che ti sei messo il berretto natalizio. Esatto, siamo a tema. Come va? Babbo è Natale. Babbo? Chi è il babbo? Lui? Allora ragazzi, sapete che io vi aspetto, non vi perdete per la strada, vero? Assolutamente, ci stiamo rilassando un po', così un drinkino e poi saremo lì da te. Sì, un drinkino, ma insomma una cosa breve, non mi fate tranquilla, stare in pensiero, va bene? Non ti preoccupare. Allora sentiremo, complimenti per il grande successo della fidanzata, ma insomma sentiremo un altro pezzo questa sera, sempre dello stesso album, giusto? Esatto, sarà una dedica speciale. Va bene, allora di questo ne parliamo dopo, perché noi scopriamo le carte lentamente, va bene? Va allora bella. Più tardi agli Articolo 31. Poi ciao. Ciao, a dopo. Ma io cerco ancora una ospite molto 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 bella, che però non vedo qua in giro, non la vedo. Ecco, stiamo andando direttamente nel corridoio, ecco. Ah, in camera sua direttamente. Eva Erzigova. Buonasera, buonasera, Eva. Posso darti del tu? Com'è? Aspetta, questo è un applauso di saluto. Sei proprio bellissima. Ti posso dare del tu, Eva? Sono Raffaella, noi non ci conosciamo personalmente, però ti do del tu lo stesso, sei una bambina. Posso? Sì? Com'è? Com'è? Ti do del tu o ti do del lei? Decidi tu. Ascolta, vorrei sapere una cosa. Perché non sei vestita e non vieni qua? Sì, ma perché io non posso venire, perché il mio parrucchiere non è venuto. Ma com'è? La RAI non ti ha mandato un parrucchiere? Ma ti serve un parrucchiere speciale? Sì, il mio parrucchiere preferito, ma non lo so dov'è. Non è qui al mio albergo, a mia camera. Allora no, non posso venire. Come non puoi venire? Abbiamo il regista Vincenzo Salemme del tuo film e tu non puoi venire. Sì, scusa, so. Ma come diavolo si chiama questo parrucchiere? Vediamo un po'. Ma non tu conosci Angelo Castro? Angelo Castro? Ma sì. No, io non l'ho mai visto nella mia vita. Angelo Castro, perché qui dentro c'è Angelo Castro? C'è un signore che si chiama Angelo Castro? Ah, lei si chiama Angelo Castro?
Ah, ecco, parente della signora Castro. Venga un po' giù. Sì, sì, l'ho trovato, Eva! L'ho trovato! Non è vero! Come non è vero? È vero, adesso te lo faccio vedere. Vieni, venga un po' giù. Signor, dove guarda? È un video. Buonasera. È in tua trasmissione. Buonasera. Buonasera. Lei, ecco, guardi là che c'è Ever Zigova, la quale dice che lei è il suo parrucchiere. Sì, mi piace, la seguo da molto tempo. Ma la pettina lei? La vorrei pettinare. Ah, non l'ha mai pettinata? No. E vede, Eva è informatissima, lei sa che praticamente... Cosa, come la guarda? Ma guarda, c'è sua moglie qua, una roba... È bellissima. Ma perché guarda là dietro? È la Marlene degli anni 90. Non è bellissima, sei bellissima. Senta, se lei si calma un attimo. Allora, lei fa il parrucchiere? Sì. Eva Erzigova deve venire qui, giusto? Sì. Allora, adesso noi le diamo una macchina della Rai e lei la va a pettinare. Ma non si sbagli dall'emozione, la pettini carina, bene però. No, è già bellissima, la voglio pettinare. La vuole pettinare? Sì, sì. Ecco, allora le attrezzature le troverà lì dai nostri parrucchieri della Rai. Guardi, vede, è un po' spettinata, è bellissima lo stesso. Lo so che per lei andrebbe bene anche così, no? Cioè, è da sistemarlo un pochettino. Lo vede, e allora deve prendere la macchina e la va a sistemare un pochettino. Senta, ma... Stupenda, Eva, sta anche molto simpatica. Le volevo dire, lei... Io non sapevo di questa sua passione per Ever Zigova. Quando l'è nata, insomma, perché le piace? Da Sanremo, perché è molto semplice, poi lei è molto seducente, però nello stesso tempo non è provocante come tante altre, ha quella sensualità che piace molto a me. Senta, ma lei, scusi, è vero che ha nel suo negozio due... Dei poster di Ever Zigova. Grandissimi? Sì. Cioè lei quando pettina una signora... Mi ispiro. Capito, Eva? Sei la sua musa ispiratrice. È bellissimo. Allora adesso la vogliamo vedere all'opera. Lei prenderà una macchina della Rai, mi pettina la signora Erzigova, sì. E poi dopo naturalmente la rimanda qua in studio, torna anche lei visto, sì, che c'è sua moglie. Va bene? Sì, grazie. Allora Angelo, la saluto, buon, grazie, lavoro e buon viaggio. Grazie. Arrivederci. Grazie Raffaella. Grazie a te Eva, perché io senza di te non posso assolutamente presentare questo bellissimo film che hai fatto insieme a Vincenzo Salemme, giusto? Allora fra un po' torneremo a vedere come ti pettina Angelo, tu aspettaci, va bene Eva? Sì. Ok, a dopo, grazie. Signora Chiara, lei ha scritto la lettera, cioè voglio dire, non è che, cioè il mio gancio è la moglie, e adesso vediamo, sono, come dicono a Roma, dei momenti suoi. Comunque, va bene, adesso... Fammi vedere se sono andati via gli articolo 31. Scusa, puoi tornare di sotto? Eva, stupenda. Ecco qua. No, perché stasera li vedo un po' tutti molto... Sarà l'aria del Natale, tutti rilassati. Allora? Ancora lì a chiacchierare siete? Sì, ma noi possiamo aspettare perché siamo già pettinati comunque. Sì, questo è vero, però non potete aspettare, vi prego, andate fuori, c'è una macchina della Rai che vi deve portare qua, non mi lasciate sola questa sera. Arriviamo, sapete... solo perché sei tu, Grazie, sapete quante fans voi avete qui a Carramba, da sempre, giusto? E quindi vi aspettiamo in studio. Vai bene. A fra poco, ciao. Ah, buonasera, buonasera, buonasera. Buonasera Raffaella. Lei è il signor Lorenzo? Sì, sono io. Ah, buonasera. E vicino a lei c'è sua moglie Elena. Elena. E vicino a lei, dall'altra parte, c'è il signor Domenico. Marcianò, di Pellaro, in provincia di Reggio Calabria. Senta, signor Lorenzo, può dare il microfono al signor Domenico? Sì. La ringrazio, ecco. O lo tiene lei, come vuole. Buonasera, signor Buonasera. Domenico. Buonasera, Raffaele. Sono molto contenta di conoscerla. Lei Grazie. Ha... Dunque, io ho avuto una lettera dalla signora Elena e quindi conosco la sua vita e la sua storia. Una storia piuttosto, come dire,
complicata, complessa, ma piena di tanti momenti straordinari. Tra l'altro il momento più bello ce l'ha proprio vicino a lei, che è il suo amico Lorenzo, che l'ha sempre assistita in ogni momento drammatico della sua vita e ovviamente ha diviso con lei anche momenti gioiosi. Nel 1950 lei è andato in Brasile per seguire un po' le orme di suo papà, che andò invece negli Stati Uniti ed ebbe una grande fortuna, giusto? Ecco, e in Brasile lei frequentava la comunità italiana e in una di queste volte ha conosciuto Lorenzo. Siete diventati molto amici, però non vi piaceva molto il Brasile, nel senso che non avevate sufficienti possibilità di trionfare in un certo senso, giusto? E allora decidete di partire e andare a Caracas dopo qualche anno. Andate a Caracas, lavorate in un'officina meccanica fino a che un giorno riuscite ad aprire lei una vera e propria carrozzeria. Sì. In più la sua vita è molto felice perché grazie all'incontro con Olga, una signora portoricana, una ragazza, nasce nel 1974 sua figlia Carolina. Vero? Sì. Ecco, era tutto bello, tutto, anzi guadagnava bene, tutto a posto, finché il destino non ha voluto che nel 1976 lei assumesse, grazie ad una, per fare un favore ad un amico, un ragazzo, non portoricano, un ragazzo colombiano, tra l'altro clandestino, quindi lei l'ha messo a posto, in regola con tutti i documenti e l'ha assunto nella sua carrozzeria. Questo ragazzo però non lavorava molto, le chiedeva sempre soldi, con molta arroganza, e praticamente un giorno da una discussione si è passati a una rissa. Da questa rissa addirittura lei ha ricevuto minacce da parte di una banda di colombiani ed è scappato così da un secondo all'altro e si è nascosto nell'entroterra venezuelano. Non ha potuto avvertire né la sua compagna Olga né sua figlia Carolina. Ed è stato via 10 anni, 10 lunghi anni nascosto. Corretto, sì. Allora, che succede? Che Olga aspetta un anno, 2 anni, dopo il quarto anno in realtà si forma un'altra famiglia, ha un altro compagno, pensando che lei avesse avuto qualche problema, visto che non ha avuto nessun contatto lei più. Aveva pensato che fosse venuto in Italia. Ecco, o che fosse morto o che fosse venuto in Italia. Invece cosa accade? Lorenzo, ecco dove la grande amicizia che c'è fra voi due, ha detto no, io lo devo trovare senza avere indirizzi, niente, e lo trova in un sobborgo di Caracas e lo trova in uno stato in un certo senso di abbandono. Lei viveva come un barbone perché aveva oramai lasciato ogni speranza. In più lavorava e saldava senza nemmeno la visiera di protezione, insomma era veramente una persona oramai che non aveva più traguardi, più futuro, più niente. Invece lui la prende, la porta a lavorare con sé e quando la porta nella sua azienda, insomma, dove lui aveva questa ditta, lei ricomincia a rivivere piano piano, piano piano. Torna a trovare Olga e a trovare anche sua figlia Carolina. Si accorge che c'è un'altra famiglia, però questo non la preoccupa e lei è molto comprensivo. Molto bello invece l'incontro con sua figlia, che sua figlia dice di avere sentito un amore pazzesco per il papà, anche se non lo ha visto per 10 anni. Però le succede un altro problema. Nel 1986 lei va da un medico perché camminando per la strada a un certo punto vede poco, vede delle ombre nere. E questo medico le dà una diagnosi tremenda e le dice così che piano piano negli anni purtroppo lei non vedrà più. Allora lei decide di tornare in Italia, nella sua terra dove ha le sue radici, e promette a Carolina di portarla con sé a studiare qui in Italia, pensando di avere una pensione di invalidità e quindi vivere bene. Allora lei ritorna a Pellaro. E invece cosa si trova? Si trova una pensione sociale, poco poco, si trova, grazie ai suoi nipoti, lei riesce insomma a vivere, al signor Lorenzo che anche affettivamente non l'ha abbandonata mai, ma non può mantenere questa promessa con Carolina perché sa che Carolina in fondo in Venezuela sta benissimo a Caracas. E quindi prende una decisione molto dura, è quella di non telefonarle più dal 1992, perché non poteva dire più bugie, non aveva più scuse, giusto?
Carolina però tutto questo non le andava bene, perché Carolina ha un carattere molto forte, è una donna, è una ragazza che vuole vedere da vicino come stanno le cose. E sa quali sono i tre motivi per cui Carolina veramente non l'abbandona mai? Primo, perché la mamma le ha parlato sempre benissimo di lei. Secondo, perché quando lei è tornata dopo 10 anni di assenza l'ha abbracciata e ha sentito un amore filiale pazzesco nei suoi confronti. E terza cosa, perché Carolina sente che lei ha bisogno della presenza di sua figlia. Per cui non può stare molto lontano. Io ho saputo tutta questa storia, abbiamo lavorato e questa sera, per percorrere una nuova strada vicino a suo papà, dopo 9 anni da Caracas, Carolina è lì per abbracciarla! La determinazione di questa ragazza è qualcosa di veramente emozionante. L'ha visto pochissimo, ma lei sente che il papà, per quello che ho detto prima, ha bisogno di lei e veramente per fare questa sorpresa si è fiondata. Comunque, è una storia finita bene, molto bella, emozionante, e vi do appuntamento a fra poco, fra 123 secondi saremo di nuovo insieme. Caramba, che fortuna! Natale Ferrero. È festa con Rocher, Mon Chéri, Pocket Coffee, Raffaello. Voi non ci crederete, ma quando aprite le confezioni è come se la festa diventasse più festa. È bello vedere l'effetto festa insieme che Ferrero porta in questi giorni di Natale. Intorno alle praline Ferrero tutti ridiventano bambini, come è bello che sia a Natale. Quando all'intimità del Natale si aggiunge la gioia di fare festa insieme, allora ci sono Rocher con le sue splendide confezioni regalo, classica, a piramide e la nuovissima cometa, Mon Chéri per un regalo tradizionale o più moderno, Pocket Coffee con la collezione delle città del caffè, Raffaello nella nuovissima confezione regalo e Ferrero Prestige per condividere la gioia del Natale con tutta la famiglia. Con tutta questa dolcezza, il vostro Natale sarà ancora più Natale. Insomma, un Natale Ferrero, una vera festa insieme. Oltre a questi momenti di dolcezza, Ferrero vi offre dei momenti d'oro. È vero, Monica? Certo, Raffaella, il grande concorso Vinci Oro Kinder Ferrero mette in palio ogni settimana 3 kg di lingotti d'oro. Come fare? Prendete la cartolina nei punti vendita, leggete attentamente il regolamento e applicate 5 codici a barre di 5 prodotti diversi, Kinder e Ferrero, legati al concorso. Indicate la puntata del sabato alla quale volete partecipare, scegliete i vostri 7 numeri fortunati e attenzione ai numeri estratti da Raffaella nel corso di Caramba che fortuna, perché se corrisponderanno, uno di voi vincerà 3 kg di lingotti d'oro. E adesso è il momento più atteso, il nominativo del vincitore della scorsa settimana. Allora, buona fortuna con Vinci Oro, Kinder e Ferrero. Noi ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci, Ferrero. Protagonista, regista, autore di un nuovo film che si intitola L'amico del cuore,
di cui è protagonista femminile Eva Erzigova. No, no, vieni, vieni. Vincenzo Salemme! Buonasera. Bella applauso, non si sente? Si sente. Si sente che l'abbiamo, l'abbiamo provato prima. Non mi conoscevano proprio. Vuoi sapere una cosa? Vabbè, ma si capisce che l'avete provato, così si capisce che è finto. Doveva essere una cosa più naturale. No, perché io prima l'ho presentato, in effetti, ma adesso l'applauso è diventato tre volte più grande, perché la protagonista è Erzigova. È a lei che ma che te crei? Certo. Allora, ragazzi, ha una carriera teatrale straordinaria questo giovane. Eh sì, sono 23 anni che faccio teatro. Pazzesco, tanti, Poi hai fatto Fatto l'attore con Edoardo De Filippo, con il figlio Luca. Insomma, non dico anche in cinema? Anche in cinema sì, ho lavorato poco come attore. Ma diciamo che ho fatto quasi sempre, ho lavorato con Nanni Moretti, insomma pochissimo cinema. E adesso ha avuto fiducia sì, in te? Sì, sono diventato autore teatrale, ho messo su una compagnia mia, esatto. Poi ho raccontato a Rita Cecchigori il soggetto di qualche mia commedia, a lei è piaciuto quella dell'Amico del Cuore, che dà il titolo al film, e abbiamo deciso di fare fatto un film. Allora, adesso naturalmente anche tu, pur essendo molto giovane, ti facciamo tutti gli in bocca al lupo del mondo, devi speriamo dire, bene. Rispondi. No, io non dico crepi perché mi piacciono i lupi, gli voglio bene, ma perché devono morire tutti questi lupi? Ma che vuol dire, sono virtuali? Vabbè. A me mi piace il lupo, in bocca al lupo non mi dispiace, che tanto non morde. Va bene, e naturalmente però, per prima di vedere il trailer, ce lo giochiamo, visto che tu sei anche un attore. Allora ci giochiamo il trailer. Cioè, faccio il trailer? No, tu fai praticamente una telefonata con un tema che vieni pure Dani. Quella che ha fatto Nicola. Marco Fello d'accordo con la zia, quella che era d'accordo. non era d'accordo. Lo so, però certo ha scelto un numero di Sezze Romano, quindi è stato aiutato. Adesso vediamo un po' una cosa. Per darti una mano, io ho scelto il tema del tuo film. Allora, nel film lui impersona il medico. Sì. Al quale malato di cuore che devo andare negli Stati Uniti per operarmi ed ho poche probabilità di sopravvivere. Quindi domanda al suo migliore amico di andare a letto con sua moglie. Di far l'amore con sua moglie, l'amore come con sua moglie. Eventuale ultimo desiderio. Adesso però invece no, tu fai il marito, ecco, e dici: senta, c'è un mio amico che mi chiede mia moglie per questa cosa perché si deve operare e sta per morire. Vediamo, un minuto e mezzo, ora ti scegli un bel numero di telefono senza dire, hai già sentito la regola, no? È inutile che la ripeti. Vincenzo Salemme lo potrei pure dire, tanto chi mi conosce. Questo è vero. È vero, lo dico. Io lo dico, va. Magari becco. Beh, facciamo una cosa. Se ti riconosce, cambiamo numero. Va perché bene. Io devo essere lì già. Allora io dico, sono Vincenzo Salemme, vediamo se mi riconosce, è un miracolo. Becco qualche parente. Magari non telefonato mamma però, No, allora. No. No, faccio così per evitare sospetti. Qua. Questa. Che hai preso? Non so, un prefisso che non conosco. Tieni. Madonna, che senso di colpo, speriamo che riesci. Com'è l'Erzigova? Non ne parliamo proprio, mi dispiace per la signora, ma è pericoloso. Pronto? Pronto, buonasera. Disturbo? Mi sente? Pronto? Io non la sento, pronto? 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 Oh, pronto, buonasera, forse era un bambino che rispondeva. Le chiedo scusa, la disturbo per caso? Mi scusi se la chiamo a quest'ora, ma purtroppo non riesco a trovare un amico e ho bisogno di un consiglio. Glielo posso chiedere a lei? Prego, dite. Ecco, bene, io mi chiamo Vincenzo Salemme, così per chiarire, non è niente di che. Volevo chiedere... Ah, ma Vincenzo Salemme, il famoso attore che ha fatto... Guaglio, ma chi è? Caramba, chi è? Allora, non è possibile. Pronto? Sì, pronto. Allora, ma non scherzi. No, dai, non è possibile. Ah, ma lei è... No, ma veramente? No, ma veramente mi conosci? Basta, basta. Sì, certo che lo... Ma com'è possibile? Ma chi sei? C'è una possibilità sola, aspetta. Un attimo, adesso tu poi te lo ripeto, perché io non capisco più nulla. No, ma non è possibile. Pronto? Pronto? Buonasera, sono Raffaella Carrà. Buonasera, signora. Buonasera. Ma sta seguendo la trasmissione? Lei non è che sta guardando. Sta guardando la trasmissione. Quindi praticamente... Però senta, facciamo una cosa. Dicevo, mi pareva. Non so... Bravo, ma è bravo. Il suo primo nome?
Carmine. Come? Carmine. Carmine. Possiamo dire dove ha chiamato, tanto non vince i milioni. Io sì, le manderò. Certo, da Avellino. Da Avellino, va bene. Adesso allora. Ah, ma non ha vinto comunque. Lui ha vinto. Hai vinto pure tu. Vabbè. 5 biglietti della lotteria le invieremo naturalmente con un bel mazzo di fiori perché è stato gentile. Però ecco, di una risposta a questo. Fagli lo stesso la domanda. Allora, Carmine, io le voglio chiedere una cosa. Tu sei sposato? Sì. Allora, se venisse il tuo amico del cuore a casa e ti dicesse, guarda, dimmi, devo andare negli Stati Uniti per operarmi, ho poche probabilità di sopravvivere e ho voglia di esprimere un ultimo desiderio, e ti chiede come ultimo desiderio di fare l'amore con tua moglie. Subito, geloso, eccolo là. Calma, ragionaci un attimo tanto quello poi può darsi che non torna, hai capito? Tu che ne pensi? No, veramente, dimmi sinceramente, che cosa faresti tu? Beh, guarda, è un brutto problema, ti ho messo in un brutto pasticcio. È un bel pasticcio, sì, perché voglio dire... Perché tu vuoi più bene a tua moglie che all'amico del cuore. Sì. Ho capito. Bravo, Carmine, sei chiamata benissimo. Vabbè, abbiamo capito che... Abbiamo tolto ogni speranza ai tuoi amici, Carmine. Ma ne hai molti di amici, tu? Pochissimi. Sì, grazie a Dio ce n'ho, sì. Molti? Sì, però allora non è importante quanto sua moglie, mi ci fa molto piacere. Va bene. Allora, arrivederci, Carmine. La ringraziamo molto. Arrivederci. Grazie. Allora, per sapere come va a finire questo problema, basta andare a vedere il film L'amico del cuore. E qui la soluzione finale naturalmente non ce la dà. Ora vorrei che tu lanciassi la sfera dei quattro premi, perché il trailer, in realtà, sai quando lo faccio vedere? Quando arriva... È Verzigova. Signora Chiara, sta ancora a pettinarla. Dopo andiamo signora a vedere... Chiara, se non torna è un problema, eh? No, lascia, tranquillizzala. No, io la voglio tranquillizzare, ma è per suo marito che mi preoccupo. Visto proprio sbandato, Era molto preso. Lei pure era molto determinata, signora mia. Andrei a controllare. Una corsa al Plaza la farei. No, ci andiamo con le telecamere fra un attimo. Allora, lanciamo intanto la sfera della fortuna. Eccolo qua, è partito il meccanismo. Naturalmente, appena la sfera tocca il bottone che dà il via al nostro nastro magico, che cerca disperatamente la linea telefonica dietro la quale c'è una persona che vincerà i quattro premi della Lotteria Italia. Ed è la linea numero 34. 4 e 3, 7, come prima era 7, vedi? Torna il numero. Stasera è una serata magica, 7, porta sì, fortuna. Sì. Allora, adesso siediti. Vado lì. Sì, certo, in prima fila e poi ci vediamo dopo. Ciao, molto simpatico, Vincenzo Salemme. Siamo pronti per rispondere al telefono di questa seconda persona molto fortunata. Pronto? Pronto? Raffaella! Oddio, che paura! Ciao! Mia cugina? No, siamo dalla provincia di Venezia. Allora non è mia cugina, non ho parenti a Venezia. Buonasera, complimenti. No, perché queste telefonate sembravano veramente molto preparate, invece è tutto vero. Mi batte il cuore, Raffaella, il ragazzo che ho parlato adesso mi ha fatto battere il cuore. Le ha fatto battere il cuore e non è finita lì, adesso stia seduta, perché adesso aspetta, qua... Ma non te vedo bene, aspetta che tiro il telefono di qua. Comunque mi chiamo Edda, Raffaella. Eter? Edda. Edda. Edda, da Cassavio. Io ho bisogno di un traduttore. Non capisco. va bene, ha una bella voce da soprano lei. Edda. Sì. Da dove? Cassavio, in provincia di Venezia. Cassavio, in provincia di Venezia. Oh, stregheta, Carra, svegliati. Allora, adesso lei sentirà una bella canzoncina. Sì. Dopo questa canzoncina mi scelga quattro ragazzi forti. Che bei, che figa, tutti bei. Ah, quanti anni ha lei? Ho già passato i 50. Ha passato i 50. Va bene. Sembra i miei ragazzini. La vita è nelle sue mani. Forza, ascolti la canzone e scelga quattro di loro. Musica! Che bei
bei tosati. Che bei tosi, come si dice così, no? Che bei come tosati. Le hanno dedicato con forza questa sigletta. Allora, scelga quattro di loro. Allora, Raffaella, mi dico Luca come mio figlio. Bene. Dopo Max. E chi prendo di? Freddy. Un altro? Sì. Alex. Ebbene, e abbiamo il nostro quartetto, eccolo qua che velocemente scende le scale. Mamma mia, che cuore che me va a 200 l'ora. Stia tranquilla, tranquilla. Guardi, non ci guardo nemmeno io, voglio vibrare insieme a lei. Allora, vediamo, la lotteria le regala 5 milioni. Tramite Luca, è uno. Senta, cosa fa lei nella vita, Edda? Libera professionista, perché faccio di tutto. È troppo simpatica. Vede, a essere ottimisti il cielo aiuta. Certo. Vai. Infatti ha vinto 6 milioni. Ehi là. Madonna, libera professionista, perché faccio di tutto. Vai, Freddy le dice che ha vinto 3 milioni. Grazie. 3 milioni. Grazie. Ed infine, mamma mia, Alex le dice che ha vinto. Complimenti, Edda, questo è il tuo più bel regalo di Natale, perché hai vinto 10 milioni. Mamma mia, che onore! 10 milioni. Grazie. Per un totale di 24 milioni. Ma guardi che il Buon Natale se l'è fatto da sola, perché si è comprata il biglietto della lotteria e ha giocato e ha vinto. Raffaele, ma non ho mai al mondo fatto il tuo numero. Stasera come ho fatto? Me te vengo fuori subito il logo. Mamma. Non mi ricordo che... Non lo racconti agli italiani che sono neri col telefono quest'anno. Sono diventata nera anche a me. E invece lei subito ha fatto e preso il numero. Subito. Questa purtroppo, signori, è la fortuna. Certo. Complimenti, Edda, buon Natale, arrivederci. Ciao. Arrivederci. Molto simpatica la signora Edda. Ed ora che facciamo? Azzeriamo i centralini. Azzeriamo i centralini. Mentre io, signora Chiara, vado a dare un'occhiatina all'albergo e vedere come va. Zitto. Allora, come sei arrivato suo marito? No, l'albergo. Ecco. Ehi, là. Ciao. Ciao, Eva, ma sei splendida. Eh? Dal vivo ancora più bella. Sì, ma lei pensi a pettinarla però, signor Angelo. Non si emozioni troppo. Dunque, questa è una piccola sorpresa che le fa sua moglie. Lei lo sa questo, no? Non lo sapevo. No, e glielo dico io. Però nella lettera c'è scritto che non deve stare più di 5 minuti con la signora Zigova. Va bene? Sì. Allora, l'ha pettinata molto bene? Sì, sì. Molto bene. Eva, che tu debba essere orgogliosa di avere un ammiratore così totale, Sì, sì, sono molto orgoglioso. Lo si vede, sa, non basterebbe solo guardarla negli occhi. È bellissima, dal vivo è ancora più bella di vederla in televisione. È più bella. Grazie. Guarda che occhi che ha, i denti, le labbra, le sopracciglia, bellissima. Le sopracciglia, Dio, ti prego! Le sopracciglia. Non ha parole, è bellissima. Allora, adesso vedo che Eva, tu sei pronta? Sì. Sì, sì. Forse è il caso che tu ci raggiunga l'auditorium? Sì. Dimmi di sì, Eva. Sì. Brava, ti ringrazio. Allora, anche lei torni, Sì, sì. Vi aspettiamo qui all'auditorium. C'è una macchina della RAI che vi porterà direttamente da noi. Ah, poi voglio dirvi un'altra cosa, che fra pochi minuti... C'è Renato Zero, no? Ma Renato Zero non è solo un cantante, lo si può definire una presenza magica. E vedrete perché. A fra poco, grazie. Caramba, che fortuna! Per tutti, la pace sia con te. E quando io vi ho promesso l'atmosfera magica, di sicuro lui la sa creare, e come. Renato Zero!
a stare fermi un istante, saltare da un pensiero all'altro, da un desiderio all'altro in continuazione, è una maledizione. Cercare un posto lontanissimo senza più legami, con questo caos di eterni pendolari, di paradisi artificiali, palloni pubblicitari. E dentro il cuore nel silenzio ovunque altrove, tra le rovine del Partenone non trovare. Che rumore, e ancora insoddisfazione, insoddisfazione. Fuggire dal mondo e da se stessi, nella finzione, nel sesso disperato, nei videogames, subire il fascino del sacro nei reparti di un supermercato. Sentirsi pieni di poetico abbandono, di un senso alto del tragico e del buono, e scoprire che per gli altri sei solo in posa, per la va spettacolo e la cronaca rosa. E nonostante tutto avere dell'amore, un'idea talmente splendente e sublime, e un bel niente da spartire con queste vite mediocri e meschine. La pace sia con te e con il tuo spirito. La pace sia con te e con il tuo spirito. Essere come una città sotto vetro, quasi sempre in stato d'assedio, circondati da nemici spietati, o peggio ancora dal tedio e dai suoi derivati. Avere voglia di salire sul tetto e poi di mettersi ad urlare che magari arriva un disco volante e ci viene a salvare. Che se uno deve per forza emigrare, allora è meglio un altro sistema solare. Siamo noi quei misteriosi via vai dei pinguini, sulle distese che non hanno comunque confini. La pace sia con te e con il tuo spirito. La pace sia con te e con il tuo spirito. Tutto avere dell'amore, un'idea talmente splendente e sublime, e sapere bene di essere in bilico, in bilico.
Grazie. Complimenti, ve l'avevo detto. Renato Zero è la magia e complimenti a questi bimbi che fanno parte del piccolo coro del maestro Di Mario. Eccolo qua. Allora, Renato, un Papà Natale meraviglioso. Qual è il regalo più bello che ti aspetteresti dal Natale? Io ho vissuto per 6 anni alle prese con un'utopia che si chiama Fonopoli. A giorni ci presentiamo alla Sala Giulio Cesare di Roma per ottenere evidentemente dal Comune di Roma questa attuabilità del progetto, di tutto il programma dell'associazione. E poi successivamente il 12 gennaio siamo stati invitati dal Parlamento Europeo di Strasburgo sempre a presentare il nostro progetto di Fonopoli. Mi auguro sentitamente che questo mio lavoro sia di grande auspicio per questa gioventù, che salvi un pochino queste speranze, le renda ancora più efficaci e ci dia la sensazione che da questa età in poi si possa ancora sperare. Bene, grazie. Io sono convintissima che questa battaglia di anni che tu fai sarà una battaglia che porterà a casa una grande vittoria. Poi volevo salutare anche tutti gli artisti italiani, fare un grande augurio a questa musica, a questo spettacolo in generale, a tutti quelli che partecipano a questa gioia, a questo evento di radunare voi e le vostre aspettative. E quindi mi auguro che questi miei colleghi, unitamente al sottoscritto, possano regalarvi nel prossimo anno ancora musica, di più, certo, ancora più soddisfazioni, ancora più eventi. Sicuramente, quindi, sicuramente, perché questa è sicuramente da parte nostra una grande promessa. Ah, ecco, da parte degli artisti di sicuro, e soprattutto io credo che insomma vibri una grande energia italiana in questo momento che è molto positiva. Volevo dirvi che il brano che Renato ha cantato fa parte di un cofanetto natalizio in pochissime tirature che si intitola Amore dopo amore, un felice Natale, e ci sono 4 brani inediti. Ora io avrei bisogno di estrarre il quarto numero, anzi il quinto numero della lotteria. E senti, facciamo una cosa? Sì. Perché non usiamo, che non mi è mai accaduto, la mano proprio, come dire, ingenua, vera, naturale di un bambino? L'innocenza pura, eccola. È l'innocenza, ne scegli una. Allora che vogliamo fare, Stellina? Ci proviamo. Aspetta, vado a regalare un sorriso, allora, a questi nostri amici italiani? Ci proviamo a è portare molto pensierosa se far vincere vieni qualcuno oppure no. Eccola. Allora, fantastica. Come ti chiami? Dillo qui. Dillo lì. Parla vicino al microfono. Quanti anni hai, Carola? 4. Ma sei già. E che cosa ti porta? Vorresti che ti portasse Papà Natale? Non lo sai? A tante di quelle richieste che è un po' imbarazzata a deciderne una sola. Ma tu sola sei stata buona, per cui ti meriti un regalo da Gesù Bambino? Sì o no? Non è proprio sicura, la nostra Carola. Va bene, allora mentre Carola pensa se è stata buona o no, ma sicuramente Gesù Bambino ti farà un regalo bellissimo. Carola, pesca un po' una pallina. Sei capace di pescare bianche una pallina? Vai. Vai. Eccola. Questa qua. Forza, tirala fuori. È la prima volta dalla che Raffaella, un bimbo, grazie, perfetta, estrae un numero della Lotteria Brava Italia. Stai è stata qui, bravissima, Carola. E ha estratto il numero 9. 9. Allora, grazie Fabio. I nostri 5 numeri sono 87059, in forma anche scomposta. Chi ha questi numeri può telefonare allo 0878 2000, perché i nostri centralini sono aperti. Allora io ti faccio tanti auguri, grazie di essere tornato. Sempre emozionante e accogliere un grande artista, ma soprattutto un uomo sensibilissimo che da anni amate tutti, dai piccolissimi a quelli un po' più grandi. Buon Natale, Buon Italia! Buon Natale a Renato Zero! Ciao Renato! Ciao! Ciao bambini! Ciao bambini! Ciao! Daniel? Daniel. Daniel.
Adesso sai che cosa vediamo, Daniel? Vediamo una cosa incredibile, pensa che una ragazza di 19 anni di Lido dei Pini di Roma aveva un desiderio e qualcuno le ha fatto questa sorpresa. Si chiama Silvia Puzzilli. Ma sai cosa voleva fare questa ragazza? Gettarsi dal paracadute senza essere una paracadutista e poi diventare soprattutto una paracadutista ed entrare nel corpo dei paracadutisti, che tu sai che sono solo maschietti. Sì. Ma tu avresti coraggio di farlo? Sì. Avresti coraggio di farlo? Io no. Allora, visto che sei un piccolo giovane eroe, vediamoci Walter Santillo che cosa ha combinato facendo questa bella sorpresa. Va bene? Ok. Siamo a Roma, alle spalle dell'Highlands Institute, la scuola frequentata da Silvia Puzzilli, una ragazza di 19 anni. E io sono in mezzo ai volontari paracadutisti della Folgore, uno dei corpi di elite del nostro esercito, perché loro mi aiuteranno a realizzare il sogno di Silvia. Silvia vorrebbe diventare ufficiale dell'esercito, ma questo in Italia ancora alle donne non è possibile. Ma lei, grazie a loro, vivrà dei giorni da vera paracadutista, proprio come loro. Andiamo? Vai! Silvia? Caramba, che fortuna! Girati, girati, vieni qua. Come stai? Ah, tutto bene? Sì. Senti, Silvia, io so, un uccellino mi ha detto che tu hai un grande sogno nella vita. Ah, sì? Qual è? Non lo so, che mi hanno detto. No, dimmelo tu. Qual è il tuo grande sogno? So che è un sogno che arriva dal cielo. Vabbè, voglio entrare nell'esercito, che entrare c'è? Entrare nell'esercito? Eh beh, mica un esercito così, tanto per dire. Tu vorresti diventare paracadutista della Folgore? Sì. Però purtroppo tu sai che non si può, ora so. In Italia almeno non si può. Ma da quando ti è venuto questo sogno? Vabbè, da piccola. Da piccola? So che ti informi sempre e sempre se c'è una legge, se sta arrivando la legge che permetterà di farti entrare nell'esercito, di farti diventare paracadutista, però purtroppo per il momento niente, giusto? Mannaggia. Ti tieni anche in forma con un corso di pesistica, di aerobica? No, vabbè, vado in palestra. Ma ti senti pronto per un addestramento degno della Folgore? Oddio, per lanciarti, per fare il tuo primo lancio da 3500 metri? Non lo so. Insomma, Silvia, questa è caramba che fortuna. Guarda un po' chi è arrivato. Li riconosci? Vabbè, sono i paracadutisti. Chi sono? Paracadutisti. I paracadutisti della Folgore. Vieni, vieni con me. Non devi neanche passare da casa perché hanno portato anche... Ecco, grazie. Ma che sul serio? Questa... che è sul serio? Andiamo a Pisa, dove terrai l'addestramento per lanciarti da 3500 metri per realizzare il tuo sogno affinché tu diventi la prima bravissima, eccezionale paracadutista militare dell'esercito italiano, anche se non ufficialmente. Vai, vai, sali, sali. Oggi è una giornata particolare per noi. Siamo lieti di avere qui Silvia, che ha chiesto e ottenuto di effettuare il lancio con noi paracadutisti. Consigliamo quindi l'equipaggiamento. Sei contenta, eh? Uh-huh. Questo è il tuo sogno. E qua vedo un altro di equipaggiamento, quindi lo consigliamo anche a Walter. Come? E così farà anche lui. No, ma ci deve essere il comandante, mi scusi. Raffaella, me lo devo fare per forza. Buon lavoro a tutti. Ma come a tutti e due? Silvia, aspetta! Forza Santillo, si sbrighi! Si sbrighi! Avanti, Silvia, aspetta! Avanti, Santillo! Tenente! Ma che è finito? Avanti, ma no, deve saltare giù, segua gli altri! È una parola, non ti poteva piacere l'uncinetto, sì! Aiuto! Sergente, come si chiama questo? Ponte Travi Oscillante. Ponte Travi Oscillante, sei sicura, sì? Ti senti tranquilla? Vai, che tanto è facile, vai! È alto, no? Saranno 10.000 metri qui. No, se solo 10.000. Ah, 10. Urlare, eh? Folgo!
Fa male tutto qua e anche le ginocchia, perché... Certo che fatica, non è questi paracadutisti, ma tu sei sempre convinta di farla questa vita? Sì, ti piace sempre, insomma, nonostante sia dura, l'addestramento è duro, però ti piace, che speriamo che passi la legge, così almeno diventi ufficiale. Oh, mamma, ci si prova? Beh, certo, comunque ora abbiamo finito, percorso di guerra, travi oscillanti, l'abbiamo fatti tutti, quindi andiamo a farci un bel caffè e un riposino di quelli proprio come, ci vogliono. Che dici? Silvia, Walter. Chi è? Andiamo in palestra, dai, alziamoci. Come in palestra? Aspetta un attimo, loro sono volontari e professionisti. Io non sono professionista e volontario proprio. Dobbiamo andare in palestra, sì. Ci aspetta la palestra, Andiamo in palestra. Via! Via! Guarda un po', quello è il tuo elicottero, quello che ci porterà a 3500 metri. Ma ti lanci? Sì. Sei sicura? Sì. Non hai cambiato idea? Senti, ma te l'aspettavi qualche giorno fa quando ti sono venuto a prendere lì davanti a scuola che dopo qualche giorno tu, avresti realizzato il tuo sogno? No, non te l'aspettavi? Bello però, dai. Sì. Non hai cambiato idea? Perché io un po' sì per me. Guarda, l'elicottero ha già il motore acceso, vogliamo andare? Sì. Andiamo? Andiamo. Andiamo. Sì, arriviamo. Rappresentanza, sì, non telefonate più, dell'esercito italiano e delle telefonate. Sue brigate, e accanto a me, buonasera a tutti, accanto a me è il tenente colonnello Gianfranco Scalas, buonasera. Che ci ha aiutato insieme a tutti gli altri a fare questa bellissima sorpresa. Buonasera, buonasera e benvenuto. Silvia, eccola seduta lì, se ti è piaciuta questa, ma sei stata bravissima. E che dire di Walter? Di Walter non possiamo assolutamente non dire che è stata eccezionale. Perché? È perché una ragazza giovane con tanta voglia di farlo aveva la grinta. Walter aveva qualche anno in più. E si è sottoposta a delle prove che
anche qualche giovane nostro professionista che arriva lì qualche volta ha un po' di terrore o un po' di paura, diciamo. Walter si è lanciato come una veramente eccezionale. Io gli ho detto prima di andare via, dico, mi raccomando Walter, non ti lanciare perché tu insomma devi stare sano per bene, e invece e poi è tornato, ha acquisito in pochissimi, in un giorno e mezzo, un paracadutista vero praticamente. Sembra nato paracadutista. Allora, prima di far entrare il nostro eroe fra virgolette, io so che lei vuole salutare tutti i nostri ragazzi che attraverso il satellite di Rai 1 sono in giro per il mondo. Ecco, noi siamo la rappresentanza, uno spaccato di tutto l'esercito, dagli ufficiali ai sottufficiali ai militari di leva che sono il nostro grande patrimonio, talvolta ce lo dimentichiamo. I soldati italiani di leva sono stati il nervo dell'esercito italiano per tanto e adesso sono affiancati dai volontari professionisti che sono in tante missioni. Gli italiani forse non lo ricordano, siamo da 3 anni nella Bosnia Erzegovina con 1900 uomini e da pochi giorni li abbiamo in Macedonia e nel Kosovo, li abbiamo ancora in Libano e in altre piccole entità, in altre parti del mondo. È importante che riusciamo da qui, da questa trasmissione, la ringraziamo per questo, perché quando si è in missione, io ne ho fatte 3 all'estero, la cosa più bella è sentire il calore dei cittadini italiani, quello è molto importante. Anche quindi, perché sono missioni, grazie a Dio, di pace. Noi siamo operatori di pace, di aiuto, a garanzia di pace. Di pace e soprattutto di aiuto a tutte queste popolazioni che hanno bisogno. Mi permetta, siamo anche specialisti di solidarietà, perché quello che riusciamo a fare noi italiani per le categorie deboli in queste terre è molto importante. Bene, io mi auguro che questa pace ovviamente si allarghi anche del Golfo e che smetta presto questa guerra, perché il nostro esercito fatto di professionisti sia veramente un esercito solamente di pace senza poter usare mai le armi. La ringrazio e adesso è arrivato il momento di Walter. Certamente, anche noi abbiamo un eroe con divisa provvisoria, ma ecco qua, Walter Santillo! Addirittura si è vestito così! Togliti un attimo il berretto. Mi sono tagliato anche i capelli. Oddio. E adesso, non ti arruolare però. No, ormai ho passato l'età, insomma, quindi no. Comunque ha fatto dei complimenti veramente il comandante. L'ho sentito, ma loro sono stati bravi perché mi hanno dato una sicurezza incredibile, sono eccezionali, quindi grazie a tutti voi. Grazie paracadutista. Non è ancora paracadutista. Non è ancora paracadutista. No. E io vedo che lei deve consegnare qualcosa a Walter. Questo saremo grati se glielo consegna lei da parte del comandante della brigata. Certo, è un messaggio o Folgore, è un diploma? No, è l'attestato. Oh. Ah, attestato ad onore, il parrucchiere, paracadutista Walter Santillo ha conseguito la qualifica, no perché sennò si monta la testa, capito, bisogna andare piano, la qualifica di paracadutista militare italiano numero 02, perché 01 è Silvia naturalmente, certo. In data 16 dicembre 1998, questo è un quadretto... Non abbiamo finito, mi saluti dopo. Ah, non è finito. No, mi deve salutare. Questo è il calendario dell'esercito dove sono alcuni compitini che dovrai studiare per completare, migliorare. Giusto, certo. E questo, questo no, sono molti che non lo mettono, quindi è un piacere metterlo. Ah, non gonfiare il petto. Perché... Ha visto, comandante, lei è molto simpatico perché capisce che Walter si sta montando la testa. Eccolo. Ora io colgo l'occasione naturalmente per augurare buon Natale e buon anno a tutti quanti voi, grazie di essere venuti a Caramba che fortuna, che spero porti tanta fortuna a voi, alle vostre famiglie naturalmente e a tutti i vostri compagni lontano, grazie di essere qui questa sera e a lei dica. Cosa io vuole? No, non vorrei, devo dare una notizia che credo per l'entusiasmo che ha messo in questi giorni. Era sorretto molto da Silvia, cioè sembrava lui all'inizio lei un po', ma Silvia era lui molto... il soldatino. Però alla fine abbiamo visto che veramente
ha fatto tutto l'addestramento in una maniera veramente perfetta, con grande partecipazione, lo stesso spirito di noi che ci vuole un po' di coraggio. E allora c'ho una notizia che gli farà sicuramente piacere. E qual è? Domani mattina c'è un aereo, sì, che lo porta in Bosnia, perché l'abbiamo richiamato in servizio, per cui ma è meglio che cominci a prepararsi per arrivare a questo Sarajevo. Questo non te l'aspettavi, eh? Anche perché lui pensa che ha passato l'età, invece non è vero. Volevo domandare quanto danno se uno diserta ora come ora. Non è possibile, perché non è possibile. Ci sono i nostri militari che ti accompagnano. Ah, ho capito. C'è lo zaino già pronto anche giù, come sì, sempre. Comandante Scalas, io le chiedo per cortesia la gentilezza di lasciarlo, perché visto che ha arruolato già con noi fino al 6 gennaio, il 7. No, 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 aspetta un attimo, come il 7? Il 7 gennaio poi va. 7 gennaio sarà a casa. Bene, Walter. Adesso tocca a te per tocca a me. Arruolato in Carramba, quindi missione Carramba. Missione Carramba. Tu vai. Permessino provvisorio fino al 6. Va bene. Permessino provvisorio fino al 6. Oramai sei legato. Dammi anche questo perché vai in missione, va lo bene. Tengo io con molta cura. Certo. Va bene. Arrivederci, comandante. Certo. Tanti auguri anche a lei, alla grazie. Sua famiglia grazie. E a tutto il nostro esercito. Grazie. Grazie, arrivederci. Col passo del giaguaro mi avvicino, sto cercando. Lei è miliardario? Magari. No, perché a noi paracadutisti ci insegnano anche il fiuto, eh. Lei, ho sentito bene, miliardario? Miliardario. No, 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 no. Allora sto fiuto non funziona. Lei è miliardario? No, no, no. No, andiamo un po', però adesso vado sul sicuro, mi alzo, ecco qua. Buonasera, questa è la signora Dolores Adams. Good evening, thank you to be here. La signora Adams è americana e vive a Sacramento, esattamente in California. Ha la passione per il gioco, per il casinò, e ogni tanto si reca a giocare al casinò a Reno, in Nevada. Però dato che deve andarci in autobus e il marito non gli va di prendere il bus, lei che cosa fa? Si fa accompagnare da qualche amica, come successe il 29 maggio del 92, quando si fece accompagnare dall'amica Shirley, your friend Shirley. Sono andati al casinò di Reno, in Nevada, e hanno giocato. La signora adora le slot machine e si è fatta attrarre da una slot che si chiama Multi Mega Bucks, che aveva in quel giorno, era collegata in molti altri casinò, aveva in quel giorno un jackpot di 9 milioni di dollari, una cifra mica male. Will you follow me on the stage, please? Ecco, ok, la signora. Allora, lei inserisce le monetine, ma non succede assolutamente niente. Gli rimangono gli ultimi 12 dollari. La sua amica Shirley intanto va a vedere gli autobus, l'orario degli autobus per tornare a casa. La signora continua a giocare, finché con gli ultimi 3 dollari li mette tutti in questa macchinetta. Tira la leva e si allineano 3 segni tutti uguali. Incomincia a succedere un putiferio di luci, suoni, colori. Praticamente aveva preso il jackpot. Sapete quant'era il jackpot quella sera per lei? 15 miliardi di lire, come il primo premio della lotteria. Caramba, che fortuna! Ma non è finita, la cosa curiosa è che la signora è rimasta praticamente senza reazione per alcuni giorni, tanto è vero che in famiglia si preoccupavano, ma il dottore li ha tranquillizzati subito, ha detto non vi preoccupate, deve superare solamente lo shock di essere diventata miliardaria. Ma a me sti shock non capitano mai, Ciao Walter, grazie. Hi Mrs. Adams, how are you? Would you please come over here? So you've been shocked a little bit. Yes. When you won this big amount of money, dico lei è rimasta scioccata? Yes, I am. You couldn't believe it, non ci credeva? No, I didn't. No? And the sound of the machine was terrible. Dice, il suono, pensate, di una slot machine, quando si prende il jackpot intero, io non l'ho mai visto, ma credo che sia, si illumina tutto il casinò, deve essere meraviglioso. Has your life changed a little bit after this victory? It upgraded. Pardon me? Upgraded a little. Ha detto che sta molto bene, naturalmente è cambiata la sua vita dopo questa grande vittoria. Mm-hmm. But you still live in the same way that you lived before? Yes. Dice, però l'unica cosa è che io vivo come vivevo prima. Well, would you please give a little piece of your luck and a good chance to an Italian family throwing this ball into this tunnel? Certainly will. I thank you very much, Dolores.
vieni pure Roberto. Eccola qua. Dolores lancia la sfera. Ok, you can go. Go ahead. Fine, thank you. È partito. You know, this is like a little shuttle that runs looking a telephone line, and behind there is a lucky person who will win 5 prizes of our national lottery. Le sto spiegando naturalmente che dietro la linea c'è una persona che vincerà 5 premi di questa nostra lotteria Italia, che è la nostra lotteria nazionale. Bello, 3-1-1-1-1, like your jackpot, 1-1-1 and you win. Ma vedete, la fortuna è incredibile, casca sempre nelle stesse persone. Ok, thank you very much indeed, and I hope you will enjoy Rome. Do you like Rome? Le piace very Roma? Very much. Is your first time in Rome? First time. Questo, una miliardaria come lei deve venire spesso a Roma perché ne vale la pena. Ok, thank you for coming and have a nice trip back home. Thank Arrivederci. Goodbye, Mrs. Dolores Adams. Thank you. You can go over there. Era la prima volta che veniva a Roma e naturalmente è rimasta incantata. Così questi miliardari scoprono, alcuni di loro, perché altri ci sono già stati, ma insomma scoprono le bellezze straordinarie del nostro paese. Vediamo però chi c'è al telefono. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera. Ma tutte signore? Sì, sì. Le donne sono molto fortunate. Allora, come si chiama? Anna Maria. Da, chiama da? Dalla provincia di Pescara. Dalla provincia di Pescara. Quanti anni hai? Cosa fa lei, Anna Maria? Casalinga, 42. 42 anni. Ha figliolini? Sì, sì, 2. Bene. È abbastanza grande. Si fa un bel Natale con la Lotteria Italia, oddio. Non è male? No, oddio, è già sicuro. La quantità può variare. Varia per da... Per me tanto. Prego? Per me tanto. Per lei è tanto comunque, no? Sì, e sono sì. molto felice. Sì. L'unica cosa che dico, la quantità varia a seconda delle sfere più ricche o meno ricche, ma sono tutte molto portatrici di felicità. Allora, piccola canzone, scelga 5 ragazzi e poi vedremo quanto vince. Va musica! Fatalità, porta fortuna, fatalità, chiaro di luna, fatalità, senza parlare, ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Eccoci qua. Ora tocca a lei. Sì. Mi deve dare 5 nomi. Vada subito. Allora, Fabrizio. Dica, dica. Emilio. Emilio. Walter. Scusi, Emilio o Billo? Oddio, mio marito. Billo. Billo. Ah, mio marito che mi suggerisce. Ah. Walter, poi? Davide e Piero. Davide e Piero, perfetto. Velocemente i nostri ragazzi si avvicinano quasi di corsa come dei veri corridori. Vediamo un attimo un po'. Allora, il suo nome mi ha detto è? Anna Maria. Anna Maria, guardi quanto le porta il nostro Fabrizio. 1 milione. Beh, si comincia sempre da uno. Va bene. Billo, cosa ci racconta? 10 milioni. Ha visto? Anna Maria, da 1 a 10 il passo è stato molto breve. Vediamo Walter, vai. Il numero perfetto, 3 milioni. Bene, forza. Davide. Anna Maria, per te 8 milioni. Uela, che sorprese. Ed infine Piero. Signora Anna Maria, altri 8 milioni. Complimenti. Che fortuna. Allora, il montepremi Piero di quant'è? 30 milioni. 30 milioni per lei. Auguri! Grazie! Auguri, arrivederci! Ragazzi, vogliamo portare via anche questo? Lo portiamo via, sì, sì. Io direi di portarlo via. Ah, come hai detto, Walter, aggiriamo i centralini, per carità, certo. Portate via questo perché io vado qui sulla scala perché, insomma, vi devo dire una cosa. Vai. Allora, i miei ragazzi
hanno, come dire, costruito una ricetta che ovviamente i signori uomini che ci stanno vedendo, i ragazzi, insomma il pubblico maschile che ci sta vedendo, può prendere in considerazione per conquistare una delle donne più belle del mondo, così semplice. Ma non solo, anche deve essere molto simpatica e molto, come dire, naturale, insomma in poche parole, splendida. Eva Erzigova! Prendiamo una persona da amare, scegliamo il nostro luogo d'amore, riempiamolo di fiori odorosi, teniamo molto basse le luci, bruciamo qualche incenso cinese mentre stappiamo un vino francese. Yam 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 yam. Prendiamo adesso chi voi sapete, spogliamo le sue bionde difese, beviamo un po' le nostre parole, acceso quanto basta lo sguardo, e quando tutto è così condito, mangiamo e buon appetito. Yam 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 yam. Yum 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 yum. Volevasi dimostrare, tutti gli uomini cascano ai tuoi piedi, Eva, ma come mai? Benissimo, grazie. Questo mi piace, tutti i ragazzi, i miei piedi, mi piace. Quindi tantissimo. Ti è piaciuto? Madonna, come sei alta, vieni qua. Mi date uno sgabello, per favore? Voi volete rimanere lì tutta la sera? Vi ha stregato Eva Erzigova, eh? Forza, uno, alle flessioni! 5, 6, 7, 8, 10... Ma li vuoi torturare fino in fondo? Grazie, erano i nostri ragazzi fortissimi, vi ha messo anche sotto esame, avete visto? Grazie infinite. Allora Eva, vieni di qua. Tu naturalmente hai camminato e sfilato come la grande top model che eri e adesso debutti invece in cinema. Sei protagonista del film di Vincenzo Salemme, L'amico del cuore, adesso non lo chiamiamo immediatamente, ti chiedo solamente prima di portare fortuna ad un telespettatore che sta guardando la trasmissione. Ok, se mi puoi scegliere una sfera dove vuoi, ecco qua, sai aprire? Ma bravissima, eh? Ecco qua. Ancora. Tu sei fortunata, Eva? Penso che sì, eh? Anch'io sono sicura. Ha scelto il numero 6, number 6, ok. Ecco, questo è il numero scelto da Eva Erzigova. Allora, tutte le persone che hanno questi numeri, anche in forma scomposta, ormai la sapete a memoria, 870-596, possono cominciare a telefonare allo 0878-2000 perché i nostri centralini sono aperti. Grazie Danilo. E adesso Vincenzo, se vuoi venire vicino alla tua musa ispiratrice... Vicino a lei, grazie. Mettiti in mezzo a noi due. Ma vai, siamo in ma così la storia? Sta proprio nuda, ma tu
Vabbè, è nuda. Non guarda ti qua. Piace, non ti piace. No, un po' troppo, un po' troppo. Un po' geloso. Già geloso? Sì. Ma scusa, non c'è mai scusato. Ecco, tieni questo in attesa che ti mettono il microfono perché prima danzando. Voglio dire, pure una ventina di ballerine per me stese ai piedi, pure ci volevano, eh? La prossima volta, ballerine. Quando sei diventato più famosa ancora. Va bene, voglio vedere se però ti muovi come Eva. Meglio. Ecco, allora mi dici la scelta di Eva Erzigova, perché era lei giusta per questo ruolo di protagonista? Era giusta perché la parte, il ruolo è quello di una ragazza nata in Svezia e venuta in Italia da pochi anni, quindi in realtà è una donna straniera e lei ha, diciamo, le caratteristiche della donna svedese. Poi parla con... Insomma, lei ha le caratteristiche della donna bella e quindi basta. Bella, ma non esageriamo, sennò veramente si monta la testa. Eva, come ti sei trovata a lavorare con Vincenzo? Rispondi bene. No, dai, Vincenzo è un direttore bravissimo, anche attore. E tu ti aspettavi di essere così brava nel film? Ti piaci nel film? A me mi piace tantissimo e mi fa ridere, un film bravo. Un film divertente, una commedia. Sì. E reciti con la tua voce, mi pare di capire, sì, proprio. Sì, sì. Quindi vuol dire che hai migliorato anche il tuo italiano. Adesso io vorrei vedere alcune immagini di questo film che ho visto ieri, ma che voglio... È uscito già a Napoli ed esce il 28 in tutta Italia, il 28 dicembre. Benissimo, lo dicevo a conclusione. Comunque, vediamo, non importa, vediamo qualche immagine dell'amico del cuore di Vincenzo Salemme, protagonista Eva Erzigova. Io devo morire, prima di tutto non è sicuro. E allora ho il dovere di andare da lui e confessargli la verità. Cioè? Che voglio andare a letto con sua moglie. Dove dove? È il mio ultimo desiderio. Michele, scusami se ti disturbo così all'improvviso. Tu mi vuoi bene? Come vuoi? E dammelo quale. Io se posso fare qualcosa per te a disposizione, mi devi credere qualunque cosa. Posso andare a letto con tua moglie? Michele, guardami negli occhi. Tu mi vuoi bene? Non tanto. E svita sa mio sta vive, parodia di notte. Se manca ma tu savura. E svita sa mio sta vive, parodia di notte ma c'è. Se manca ma tu savura. Mica sei geloso. Oh, vabbè, ma quando va? Mi va a giro! Sembra che non abbiano mai visto una donna. Certe volte mi fanno venire voglia di andare nuda per strada. O a letto con qualcuno. O a letto con qualcuno. O a letto con qualcuno. Amore, chiuditi dentro! Tua moglie non fa non esagerare. Mogliere di arrapano. Vabbè, basta! Roberto, se posso fare qualcosa, dimmi. Non ti sbilanciamo? Angola, angola, il posto. Poverino, deve morire. Tu quando amma morire? L'amico del cuore è uscito già a Napoli, è il 28 in tutta Italia. Ma mi devi togliere una curiosità. Tu hai detto di no a Kubrick, Stanley Kubrick. Ve lo ricordate, l'arancia meccanica? Perché hai detto di no perché ti dovevi spogliare, è vero questo? Sì, è vero. E poi invece ti spogli per Vincenzo Salemme, no? Voglio dire... No, non si spoglia proprio per me. No, no, non mi spoglia. È già spogliata. Io ho detto no a Kubrick perché non voglio fare solamente una donna bella, io voglio fare un'attrice. Fare il parrucchiere, com'è contento! Signora mia, l'ha perso il parrucchiere. No, ma è una bellissima cosa per te, Vincenzo, questa di scegliere piuttosto un giovane regista debuttante nel suo film piuttosto che Stanley Kubrick, che c'è chi farebbe il film addirittura anche senza, Kubrick, senza denaro. Con invece Kubrick. Con me. Con me. Ci sono voluti denari, poi. No, scherzo. Bene, allora, a parte che voglio anche salutare i giovani attori che tu lanci in questo film, ma ti vorrei chiedere una cosa. Potresti fare un piccolo esame di italiano ad Eva, cioè lei parla meglio, ti spiego, siccome lui ha fatto molto teatro, devi sapere, e vorrei, ecco qua, una scena che lui ti insegnasse un pochettino. No, ma non è, io ho fatto teatro napoletano. Questo è Giulietta Romeo, guardate la busta com'è bella, scritta d'oro. No, vabbè. Io parlo con l'accento, io le insegno l'italiano con l'accento napoletano però. È Shakespeare con l'italiano in accento. Pensa un po', poveri veronesi, come si offenderanno. Mi dispiace, non è colpa mia. Vabbè, però insomma loro sono assolutamente
come dire, siate elastici. Esatto. Ecco, tu scegli un pezzettino, quello facile, che vuoi, facile, sì, quella dove c'è quella il grande quella facile, monologo. Facile, quella che stai tu dal balcone. Così vediamo te dirigere. Il balcone non c'è bisogno, perché come se stessi lei sul balcone, io sotto nell'altezza. E sentiamo Eva come reagisce a questo. Tu sei Giulietta. Lo so. E io sono Romeo, dice evidente. Vabbè, okay. Cominciamo. Allora, Romeo, tu stai sul balcone. Ok. E non sai che io sto sotto, non esagerare, mi raccomando. Oh Romeo. Oh Romeo, Romeo, perché sei Romeo? Renegato padre. Ma pare che stai parlando col gatto. Piano, un poco più. Oh, se vuoi, legati a me anche solo. Ma non si capisce niente. Momento io non sarò più una Capuletti. Ma che ha detto? Io non ho capito niente, che hai detto? No. Un po' più di passione ci dovresti mettere, la vuoi ripetere? Okay. La vuoi ripetere? Vuoi dire ora invece di Romeo Romeo, Vincenzo Vincenzo? Okay. Ti viene meglio? Vai, ti però. Però più piano. Oh Vincenzo, Vincenzo, perché sei Vincenzo? Rombo. Oh Vincenzo, Vincenzo, perché sei Vincenzo? Oh, viene meglio col nome mio, dobbiamo dire la verità, vero, viene meglio. No, devo dire la verità, pronto, che non ti faccio vedere, è proprio vero. Va bene, abbiamo, io dico per esempio, ma devo ascoltare ancora o risponderle? Solo il tuo solo nome. Tu, no. Solo il tuo, piano piano, senza. Sì. Solo il tuo nome, nome mio nemico. Il mio nemico. No, nemico è un'altra cosa, nemico. Quello ce l'ha davanti. Nemico. Nemico, accendo sulla lì. Nemico. Nemico. Ma tu sei tu, non un Montecchi. Ma tu sei grande, va. Ma se c'era Leonardo DiCaprio era meglio, era vero, Ti veniva meglio. Che? Ti sei offeso per la lei. Senti, ma no. vogliamo evitare questo? Questa è una penitenza per Shakespeare, diciamoci la verità. No, in realtà è una penitenza che se vuoi finire qui, la finiamo qui anche perché tu hai vinto la tua telefonata e quindi era solo un modo molto carino per sentire l'italiano di Eva. Però e la sua simpatia. Non è male. E devo dire che Vincenzo me padre, a me ti è venuto benissimo. Quella mi viene meglio, quella mi viene meglio. Quella mi viene meglio. Allora, vi ricordo ancora l'amico del cuore. Protagonista la nostra bellissima Eva Erzigova e ovviamente direttore, autore, protagonista. Io ho detto tutto. Vincenzo Salemme. Molti auguri. Grazie. Se vi volete accomodare e stare grazie. Con noi fino alla fine vi saremmo grati. Grazie Eva e complimenti vivissimi per la, anzi alla mamma perché è di una bellezza veramente straordinaria. Fra 123 secondi vi ricordo che daremo i 6 premi della Lotteria Italia. A fra poco. Caramba, che fortuna! Come oramai tutti sanno, Infostrada è la nuova compagnia telefonica italiana su rete fissa per telefonate interurbane, internazionali e ai cellulari. Per abbonarsi basta una telefonata all'155, il servizio clienti Infostrada. Usare il servizio Infostrada è poi facilissimo. Ogni volta che vorrete fare una telefonata interurbana, internazionale o ai cellulari, vi basterà digitare il codice 1055 e poi di seguito, senza attendere alcun segnale, il prefisso e il numero di telefono che desiderate chiamare. In questo modo, grazie ad Infostrada, si può risparmiare anche il 50% sulle telefonate interurbane, internazionali e ai cellulari. E in più, tutto il sabato è considerato festivo. Hai ragione Raffaella, questo è un motivo in più per abbonarsi subito a Infostrada. È un bel risparmio oltre quello che Infostrada ci offre già tutti i giorni. E voi che non siete ancora abbonati, ma cosa aspettate? Basta una sola telefonata all'155 e dentro 48 ore il servizio sarà attivo sul vostro telefono di casa. Ci sono più di 1300 ragazzi Infostrada pronti a rispondere alle vostre telefonate tutti i giorni, tutto l'anno dalle 8 alle 23. Ma oggi usare Infostrada può diventare ancora più semplice grazie al nuovo telefono da casa senza fili di Infostrada. Infatti questo telefono è dotato anche di un particolare tasto verde che vi collega direttamente alla rete e lo trovate nei negozi di telefonia che espongono questo marchio. Quindi non dimenticate, se non siete ancora abbonati, per Natale regalatevi Infostrada, anche perché tra l'altro fare l'abbonamento non costa niente. Potete farlo anche da casa e potete risparmiare anche il 50% sulle telefonate interurbane, internazionali e ai cellulari. Quindi 155 e buon Natale! Giusto Riccardo, ricordate che 155 risponde dalle 8 alle 23 tutti i giorni, anche domani. E allora
Che cosa aspettate a chiamare? Stop alle telefonate. Stop alle telefonate. Ecco, non telefonate più perché non serve, si sprecherebbero solamente i soldini. Oh, io dicevo, ma com'è possibile che sotto Natale non torni a trovarmi il faro della fortuna? Che bello, bellissimo. Pensate che quando toccherà una persona, quella persona avrà una sorpresa. Bello. Però bisogna vedere che tipo di sorpresa. Avrà una grande fortuna. Ma perché non ti vuoi fermare, faro della fortuna? Non mi fare gli scherzi, fermati. Qua non c'è, qua non c'è, qua non c'è. Oh, qua una bella signora dai capelli turchini, forse un po' bianchini. Con le luci diventano blu. Buonasera signora. Buonasera. Lei è una bella signora, lo sa? Grazie. Quando era ragazza sicuramente era, come si dice, una sventola, eh? Dica la verità. Sì. Sì, vede, è inutile che sia modesta, perché anche se c'è qualche rughetta in più, però i tratti somatici nascondono la bellezza di una persona. Come si chiama? Antonina. Antonina, con la voce piccola così, come un pulcino? No, è grossa. Venga con me. Lei, venga con me. Dove è nata? Campobello di Mazzara. Campobello di Mazzara, Mazzara del Vallo? Sì. Ah, dove ci sono queste flotte di navi da pesca, di barche sì, da pesca. Però Campobello. A Campobello è un po' più nell'interno. Sì. Ah, ecco, io non lo conosco Campobello. Campobello di Mazzara, però è Campobello, Mazzara sì, del io... Vallo, quello ah. è un altro. Quello è un altro, ho capito. Ma lei andava spesso al mare? Lo vedeva il mare ogni tanto? Sì, da noi sì. c'è il mare. E come mai sta in Svizzera in mezzo alle montagne? Perché c'è mia figlia. Perché c'è sua figlia. Ah, ecco, così. Ecco, si accomodi qua vicino a me, che facciamo due chiacchiere. Allora, diciamo, nelle montagne della Svizzera lei si trova abbastanza bene, paese che peraltro conosce, sì, sì, perché ci ha lavorato molto tempo, sì, con sua figlia con mio Rosa. Marito. Sì, sì. Giusto? Sì, sì. Allora, facciamo un salto all'indietro. Lei nel 42 si sposa Leonardo e a Campobello, un anno dopo, nasce Rosa, questa bambina splendida. E pensate che sfortuna capita a questa bambina. A 7 anni, Rosa ha 7 anni, esce da scuola, le danno una spinta così per gioco dei compagni di scuola e lei si fa male, però non dice niente alla mamma. Passa un po' di tempo e poi purtroppo i dolori si fanno così forti che alla mamma deve dire: mamma, ho male a questa gamba. E il dottore vede che lei ha una lesione all'anca. Quindi la ingessano per 4 mesi e poi, siccome siamo già verso la finale, insomma la finale delle scuole, verso la fine dell'anno, maggio, ovviamente che cosa fa mamma? Mamma Antonina chiede al maestro se per cortesia può venire a dare le lezioni in casa alla bambina. Poi se la carica in braccio con tutto il gesso, la porta nel giardinetto di casa su uno sdraio per poterle fare prendere un po' dell'aria dolce di primavera. Ma come fa? Eh? Come ce l'ha detto questo? Me l'ha detto un uccellino, no, il mio gancio, che dopo le spiego. E dopo, quando doveva fare l'esame, sa cosa? È una donna forte la signora Antonina, prende un bel carretto, un bel cavallo, la porta alla scuola, dà l'esame pure promossa. Con le è vero? Sì, ecco. Sì. E dopo passano un po' di anni, ovviamente diventa più grande Rosa, quindi ha il complesso di essere una ragazzina, perché viene operata e ha una gamba che le rimane più corta, quindi deve portare uno stivaletto di 3 centimetri. Però Rosa non è felice e quindi decide a un certo punto della sua vita di rioperarsi nella gamba sana per avere le due gambe uguali. Lei era molto preoccupata da questa operazione, sì, sì. E invece finalmente questa operazione riesce, sì, e Rosa diventa una bella ragazza. La signora Antonina, sapete cosa fa? Lascia Campobello, suo marito, lascia la figlia Francesca, la più piccolina, che è quella che dà a Rosa la gioia di vivere, perché quando nasce Francesca nel 57 Rosa diventa una seconda mammina, sì, e se ne vanno conosciamo. Loro due da sole in Svizzera a lavorare. O io, senta, ho sentito di emigrazioni tantissime, soprattutto in Caramba, che sorpresa.
ma non avevo mai sentito che partisse la moglie con una figlia e lasciasse il marito a casa. Invece lei con molto coraggio va. Solamente che nel 1963 Rosa incontra Gaspare, si innamorano e allora vi trasferite con tutta la famiglia in Svizzera, ma Rosa e Gaspare vanno giustamente per la loro strada, prima in Germania, poi fino in California, pensate, fino in California. Allora cominciate a telefonarvi e in questi 25 anni di distanza, lei è venuta molte volte, è tornata sua figlia, abbastanza, insomma, è tornata abbastanza, no? Sì. Però mi sembra ci faccio volte. Tre o quattro volte, io pensavo di più. E però non è mai tornata per Natale perché capitavano sempre periodi o di primavera o d'estate. Adesso sua figlia ha un problema. Lei ha avuto un altro problema, non quello di prima, alle gambe. Il marito non sta tanto bene, devono spendere tutti i denari per farsi curare dai medici e quindi il borsellino è un po' vuoto per tornare in Italia. E quindi lei, io so che lei quando le telefona la tira su di morale, però insomma è un po' triste perché sono molti, molti anni che il Natale non si passa insieme. Sì, sì. Senta, è vero che lei ha un pergolato in Svizzera? Pure. Eh? Sì. Dove fate le grigliate? Ma scusi, non voglio togliere nulla alla Svizzera, ma che razza di uva può venire dalla Svizzera che insomma fa sempre un po' freddolino? Non viene un'uva bella? Sì, che viene bella. Viene bella anche lì, ma non bella come questa, eh? Guardi che grani belli, maturi. Sa da dove viene quest'uva? Da dove? Dalla California. Viene? Sì, la California di nome la conosce, no? Sì, del nome. Uh-huh. E sa chi l'ha portata? Mia figlia. Sua figlia? Dov'è? Dov'è? Glielo dico. È qua, perché dalla California non solo le ha portato l'uva, ma che l'uva porta molta fortuna, ma le ha portato una bellissima notizia, che è quella di passare dopo 25 anni, per la prima volta, il Natale insieme. E Rosa è qui! Piano, piano! Yeah.
Bene, 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 bene. Questa volta, oltre alle ragazze, abbiamo avuto la collaborazione dei nostri, alcuni dei nostri 40 ragazzi, e vorrei dirvi che ho una presenza questa sera di una mia amica, molto amata anche dal pubblico, con la quale sono tornata in Rai nel 1990 e sono felice di incontrarla perché mancava dall'Italia da molto tempo. Clarissa Barth, would you please come? Clarissa. Grazie. Vieni, 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 vieni. Grazie, molto gentile. Si può sapere dove sono stata? Dove sei stata tutto questo tempo? Diciamo che per gli ultimi 2 anni e mezzo sono stata in America. C'ho la nonna lì che non vedevo ormai, c'erano 16 anni che stavo in Italia. Un ricongiungimento. Un po' di ricongiungimento, un po' alla caramba, che è sorpresa. E poi mia sorella ha iniziato a fare i bambini, quindi ho 2 nipotini che sono nati negli ultimi 2 anni. E quindi sono le cose un po' che mi mancavano, non che voi non mi avete dato sempre tantissimo affetto, per la quale vi ringrazio sempre, perché l'Italia per me sta sempre qua e la porto ovunque io vada. Però era il momento di stare un po' più in famiglia e ora sono tornata, ecco. E questo è molto bello. Io ho visto che te parli benissimo l'italiano, eh? Non davvero? Come Don Lurio, se non ti sei dimenticata niente. Grazie, grazie. E sto portando un progetto che mi piace veramente tanto. È un progetto, in questo tempo ovviamente che sono stata in America, ho lavorato anche, non è che non ho lavorato. Sono stata a Los Angeles e ha portato indietro un progetto molto interessante, credo. Ho preso la licenza per Miss Universo. Addirittura. E quindi devo creare un concorso ex nuovo, sì, per mandare una rappresentante italiana a Miss Universo. E quindi sono ragazze, contenta di ridare qualcosa all'Italia dopo tanti anni che l'Italia ha dato qualcosa a me. Va bene, adesso dovresti dare qualcosa e dare la fortuna lanciando, yes, la sfera. Lo so, lo e so. Poi, grazie. Prima lanciamo la sfera, poi ti faccio un'altra piccola domanda, se puoi lanciarla diamo. Vado, fortuna ad una persona che sta nascosta dietro ad una delle nostre linee telefoniche e che il computer sceglierà assolutamente a caso. Ecco qua, come sapete adesso sono già piene le nostre 123 linee e la sfera di Clarissa si ferma dietro la linea numero 11. Ecco la domanda che ti volevo fare. Ecco. Quando tu avrai pronto il tuo ufficio qui in Italia, oppure dove ti appoggerai, faccelo sapere, così diamo l'indirizzo, perché magari moltissime ragazze si vorranno presentare e scopriremo delle donne belle come te, italiane, ragazze che poi possono partecipare. Sarà fatto. A Miss Mondo. Grazie, Miss Universo. Miss Universo. Sì, sì, sono 2 cose diverse, comunque, sì. Dove possiamo dare una mano ad aiutare le ragazze, va bene uguale. È sempre vero che una bella donna aiuta sempre le altre donne. Ciao Clarissa. Grazie, Raffaella. Rimani con noi fino alla fine del programma. Grazie, ti ringrazio. Grazie. Bentornato a Clarissa Barth, il nostro più caldo e affettuoso bentornato. Naturalmente voglio dare il benvenuto anche alla persona che ha il telefono. Una signora? Pronto, Raffaella, sono contentissima di parlare con te per la prima volta. Ah, grazie, ma forse più contenta fra un po', vero? Come si chiama? Sono Maria. Maria, buonasera, da dove telefona? Dalla provincia di Bari. Dalla provincia di Bari, la Puglia, non scherza con la, sì, Lotteria Italia quest'anno, eh? Allora, cara signora Maria, lei deve scegliermi 6 ragazzi dopo questa sigletta. Musica! Eccoci qua, siamo pronti signora? Sì, allora, Emanuele, Fabio, Cristiano,
Eh certo, infatti il balletto è giusto. Emiliano? Roberto? L'altro... Cinque, ne manca uno. Ricky, non lo so, Ricky. Ricky, lo sa benissimo. Eccolo qua, con i suoi capelli al vento. Allora, Emanuele, dai capelli bagnati... Sempre si fa questi capelli bagnati tutti a posto uno per uno, eh? Quanto vince la nostra signora? Signora, 5 milioni. Benissimo, chi ben comincia, come si dice, è a metà dell'opera. Allora vai Fabio. 4 milioni. Uè, là, e sono 9. Ur, come dura. Cristianino. Olà, 50 milioni. Oh! Caramba, che fortuna! Devi ordinare un po' di mobili al tuo babbo, eh? Complimenti, ma come fortunata la Puglia. Andiamo avanti. 10 milioni. Ehi, anche Emiliano non scherza, eh? Roberto, vediamo cosa dice lui. Auguri, altri 10 milioni. Oh, caramba, che fortuna! Ed infine Ricky. Mamma mia. Insieme. 6 milioni. 6 milioni, ma è il suo monte premi che è gigantesco. Grazie Raffaella. Quant'è Ricky? 85 milioni. 85 milioni, Maria. Complimenti. Grazie Raffaella, buon Natale e buon anno a tutti. Grazie anche a voi, avrà un anno di sicuro molto molto bello. Arrivederci, arrivederci. Arrivederci Raffaella. Arrivederci. Grazie. Azzeriamo i centralini? Li azzeriamo? Voi sì, che dite? Li azzeriamo? Azzeriamo i centralini! Benissimo, benissimo. Adesso io devo andare a estrarre il settimo numero, però non lo voglio fare io. Ce l'ha con te. Andrà a buca. Si apre la buca e casco sotto. Vieni qua. Tu non puoi stare mai tranquillo con me. Vai vicino a Walter. Estrai il settimo numero. Che quello c'è? Che porta anche al miliardo, oltre ai 7 premi. Vai. Ma dai. E come dai? Un miliardo, qualche non cosa. Non hai mai visto la trasmissione? Come no? Ed è il numero, fallo vedere in primo piano, là. Numero 6. Fortunato sei. Eh sì, la persona che ce l'ha è veramente fortunata. Allora chi ha i numeri 870 5966 anche in forma scomposta può cominciare a telefonare per vincere i 7 premi e naturalmente avere le porte aperte al miliardo. 0878 2000, questo è il nostro numero di telefono. Grazie Walter, vieni con me. Rimani qua, ascolta. Io ti faccio una bellissima sorpresa. Tu hai un bambino sconosciuto. Ma io? Ha fatto un altro. Non è vero, tua moglie può stare tranquilla. Non so dire le bugie. No. Voglio dire, io ti tengo qua con me perché adesso c'è un momento musicale molto bello, però io vorrei prima di chiudere che tu mi raccontassi un'altra barzelletta, te la devi preparare bene bene bene. Come no? Ok? Conosci gli articolo 31? Sì, sono fortissimi. Oh mamma mia, ci vuole la fidanzata. Ah, io conoscevo il Lolla, pensavo che fossero quelli. Sì, ma è nuovo. No, questo li conosco. Che ti presentiamo stasera è ancora più nuovo. Dal loro CD Nessuno ci regalano dall'altra parte della strada DJ X e DJ Jazz, gli articolo 31! Buonasera, articolo 31 nel posto, questa sera accompagnato dai gemelli diversi, come al solito
DJ Jet dietro la console, Space One, Luana Eredia, Paolo Brera, in quanto siamo venuti a portare una dedica speciale, in quanto tutto quello che noi facciamo non dà questo risultato grazie solo ai nostri sforzi, ma anche grazie agli sforzi della gente che ci sta vicino e tutta la gente che è stata con noi anche prima di andarsene da un'altra parte, quello che noi chiamiamo dall'altra parte della strada. Questa è una dedica speciale per Sasso, Joseph Califfo, zio Leonardo, nonno Vito, Gigi Biancini e tutti i fratelli che hanno oltrepassato la linea, in primis a nostro fratello Sabino. Vai bene. Per disperarsi, quando fare un sorriso sembra un po' truccarsi, guardarsi in quella foto poi abbandonarsi, sedersi, mandare indietro un nastro a rivedersi, ritrovarsi insieme nei ricordi e poi riaversi, sentirsi persi, pensare un po' da farsi, realizzare che un fratello non è più con noi, nascono domande a cui nessuno può rispondere, ma non ti vedo ma ci sei, è come se ci stai guardando e ovunque tu sia sono sicuro te la stai ballando. Intanto qui la storia sembra ferma ma procede, ci siamo messi al dito una strana fede che nessuno lede, c'è chi ci crede, chi si chiede se un giorno tutti si starà su un attico o su un marciapiede, ci raccontiamo la storia di un re senza erede che per la gente tua non sarà mai leggenda, se la speranza tieni vivi i ricordi, il ricordo di te sarà la tua presenza. Sì, sei ancora qui e ci guardi dall'altra parte della strada. Dall'altra parte della strada. Amaci, perché noi ti sentiamo della qui da questa parte della strada. Sento il tuo sguardo su di noi che ci protegge e giudica, a volte a mente lucida sento la tua voce dentro certa musica, con il tuo esempio in testa, in questa città che mi snerva, che vuole che mi perda. Tu l'avevi fatta tua serva, tutti i fratelli che hanno oltrepassato la linea ora mi stanno accanto, la nostra strada continua fino al punto d'incontro, oltre la soglia del vivere, dove la preghiera non serve staremo ancora insieme a ridere, dove la parola chiave è condividere, ma come quando non saremo noi a decidere, intanto qui si balla, a volte è bello in sciallo, a volte spara tempo un macello, allora mi ribello e martello, impegnandomi al massimo finché mi riesce, come gli insegnavi, ballerini si nasce. Bella Savi, bella Savi. Sì, sei ancora qui e ci guardi dall'altra parte della strada. Dall'altra parte della strada. Amaci, perché noi ti sentiamo anche da qui, da questa parte della strada. E ci vedremo di là, so che un di là ci sarà. E so che di fisso si starà meglio che qua. Non me l'ha detto il prete che mi guarda attorno. E ci deve essere un paradiso per chi vive un inferno al giorno. Se non è così ditemi il senso di sto viaggio. Meteore di passaggio, no, la risposta sta nel ricordo del tuo abbraccio. La certezza che rivedrò il mio amico, un istinto antico. Mi fa trovare la tua mano, guidarmi quando sono smarrito. Aiutarmi a trovare le armi per ogni nuovo nemico. Un dito, indicarmi chi mi ama nei giorni in cui mi sento tradito. E ci sarà il castigo per i codardi che ci hanno portato via un guerriero. E sarà severo, zero leggero, quando salterai dal trono dipinto su quel muro e giuro che quando arriverà quel giorno e l'aquila volerà in festa per il tuo ritorno, avrai i tuoi fratelli pronti intorno quando sguainerai la spada e saremo anche noi dall'altra parte della strada. Tutti! Sì, sei ancora qui. Ci vediamo dopo un paio d'anni. Sì, un paio d'annetti. Come va? Tutto bene? Vieni, bene, certo. Bene. Allora, ragazzi,
Vai bello, vai bello, vai, vai bello, bello, guarda le ragazze che vi salutano, è veramente pieno lo studio. Stop alle telefonate. Ecco, non telefonate più perché adesso i centralini sono pieni. Non stop telefonate alle più. Telefonate. Non ho il telefonino, non ho il telefonino, non ho niente. Allora, attenzione che sta uscendo fuori la sfera della fortuna e vorrei dirvi questo, avete finito un fortunatissimo tour in Italia. Esatto. E so che adesso state lavorando a un disco. Ma a livello internazionale proprio, eh? Sì. Esatto, stiamo mettendo in piedi questo progetto con qualcuno che non è italiano, però non ti diciamo di più, anzi già un'anticipazione che stiamo dando, visto che è ancora in più l'album a gennaio sarà pubblicato all'estero e andremo c'è già a fare una mini tournée all'estero. Esatto. Cominciate dalla Spagna? No, cominciamo dai paesi più freddi, cioè Svezia, Norvegia, Germania, Austria e poi verso l'alto, Spagna, dopodiché Sud America, vedremo. E speriamo anche in ma Spagna. Di sicuro... Visto che noi abbiamo fatto un pezzo con Rosana nell'ultimo album, che diciamo, è spagnola, sì, bravissima. Esatto. Poi è una di quelle che martella di più. Lei è formidabile. Allora, cominciano dai paesi più freddi, porteranno il calore di questi due ragazzi che veramente sono due autori straordinari. Ora, vorremmo dare un attimo di fortuna. Un attimo, una fortuna seria. Avete i biglietti della lotteria voi, no? Non no. Voi non credete. Mio papà e mia mamma sicuramente ce l'avranno. È giusto però che in realtà noi non si tenti la fortuna, perché la fortuna di stare con voi ce l'abbiamo già. Vorrei che Mario sfidesse questa. Facciamo prima il rap. Allora, stai qua con noi. Allora, io ho chiesto loro un piccolo rap sulla fortuna. Sì. E voi l'avete scritto su che cosa? No, io non l'ho scritto, lo improvviseremo. Ah, lo improvvisi ora? Esatto. Come fanno sempre, ma dove trovate l'ispirazione? Questo non si sa, Carrà, non fare domande stupide. Allora, allora dai, fatemi un piccolo rap. Allora, per questo ho bisogno neanche di tante cose, non lo facciamo anche senza base. Buonasera, però di Space One, ovviamente a tutti i vostri compagni. DJ Jed e magari anche dell'aiuto della gente in sala che ci aiuta a fare il rullante. Che vai devono bene. Fare loro? Guarda, adesso ti faccio vedere. J-Ax, DJ Jazz, Space One. Quello che stai sentendo della fattispecie si chiama Spaghetti Funk. Questo Alessandro improvvisando, zero punk, solamente hip hop per questa roba che faccio a caramba. Tranquillo di voglia ne ho tanta, posso rimanere e far ballare la stanza. Quando improvviso, quando c'ho fortuna, sai, comunque faccio anche un sorriso. Ma la fortuna non ci vede, mentre la sfiga sì, e questo lo sappiamo bene io e J.A.D. Comunque non volevo essere spoccato, che questo è un rap improvvisato solo per Carramba e Raffa, adesso te l'ho creato e portato per tutta la gente qui in questa postazione, per tutti quelli che ci stanno guardando in televisione. Posso farlo qui, posso farlo sul mio palco, posso farlo in qualsiasi posto, perché ogni posto dove vado quando faccio la rima esalto. E quindi adesso vado via, peace of mind, amen, e così sia. Bravissimo, ovviamente dedicato alle migliaia di fans che voi avete, vi ricordate l'altra volta che si emozionano fino alle lacrime quando vi vedono. L'ultima volta noi ti abbiamo fatto rappare, l'ultima volta che siamo venuti qua. Sì, adesso non sono pronta, eh. Ok, no, però non sei pronta. Però ci devi salutare con il nuovo slang Spaghetti Funk. Sì, lo facciamo dopo la sfera? Sì, dopo la così sfera. Così mi prendo un respiro. Cosa devo fare? Spaghetti Funk? Non lo so. Allora, Marius, questa è la sfera magica che dovete inserire in questo tunnel. Piano dolcemente. Cosa succede? Succede che parte, c'è un contatto e parte un meccanismo, guarda lassù, che sta girando su come un nastro luminoso, diciamo così, che sta cercando una linea dove dietro c'è un fortunato o una fortunata telespettatore o telespettatrice che ha naturalmente gira un po' la testa, eh? Comperato il biglietto della lotteria. Sì, devo dirti la verità che girerà la testa di più alla persona che scoprirà quanto ha vinto fra poco. Comunque, ecco, basta fermarsi con calma. E il nostro computer ha scelto il numero 79. Dietro c'è la persona, però prima di salutarci, cos'è questo funky? No, no, è il Jago. Spaghetti Funk è un po' la crew che hai visto che abbiamo portato questa sera. Sì, comunque siamo stati in tournée, famiglia, ecco. Ci sono i gemelli diversi, c'era Space One e tanti altri artisti. Noi quando ci salutiamo in un'altra maniera adesso, non è più come l'altra volta che era e allora, adesso c'è il vai bello. Quindi vorrei che tu lanciassi ecco il vai bello a tutto il tuo pubblico. Bene, così. Il vai bello! Così si fa? Giusto. Vai bella. Vai bella. Bene, allora cosa vi posso dire io? Good luck,
Non so come si dice buona fortuna in tedesco. Voi lo parlate il tedesco? Ti possiamo baciare contemporaneamente? Ah sì, questa è un'idea. No, vedi? Una di qua. Sì, certo, se no non... Siamo fuori. Un buon fine anno a tutti. Ciao belli. L'articolo 31. Buon Ciao. Anno soprattutto a voi e buon viaggio. Forza in Europa. Allora, sì, dovrei avere la signora al telefono. Non sono una signora, buonasera. Non sono una signora. Ha ragione, ma scusi, telefonano tutte donne, mi sono sbagliata. E lei è un bellissimo signore? Sono un ufficiale dei paracadutisti. Pure! Che cosa vuole? No, no, scusi, mi stanno dando ordine, controordine. Vedi, lei è un ufficiale, quando dà un ordine è quello e basta, no? Certo. E invece me le danno un po', come dire, fantasiosi. A lei un ufficiale di paracadutisti, ma in esercizio? Sono in servizio. In esercizio? Sì. Li conosci questi tre signori? Il comandante Scalas, l'ha mai... Il comandante Scalas è mio corregionale, io sono di Ossieri. Ecco, io sa perché non domani... Gli ha detto sono Parigrado. Come si chiama? No, Caringiano. Parigrado, sono tenente colonnello anch'io. Parigrado, avete portato fortuna a uno di voi, è geniale. Come ha detto? Ci sono i sospiri a Ozieri. Certo. Ah, i sospiri sono dei dolci però. Ah, lei, vedi, anche l'esercito pensa alle cose dolci. Senta, il suo primo nome com'è? Giuseppe. Giuseppe, sì. Mi chiamano Walter, gli amici mi chiamano Walter. Vabbè, c'è molto onesto, eh. Comunque, senta, signor Giuseppe Walter che sia, io adesso le faccio una piccola sigletta e lei deve scegliere i 7 ragazzi più forti, più belli e che abbiano la sfera più ricca, va bene? Benissimo. Però non lo vorrei fare da sola. Walter, forza, scattare. Martufello, vieni qua. Clarissa, vieni qua. Perché non li prendi, mi aiuti? Loro non lo sanno che è una piccola sorpresa. Vorrei fare la sigla finale insieme a voi. Dovete fare solo così con le mani. Hai il microfono in mano, dammelo. Vai, Walter. Come? Sei paracadutista, riflessi lenti? Grazie. Allora, vola, bravissimo. Allora, signor Walter o Giuseppe, ascolti questa musica! Sabato sera è caramba e l'hai vinto tu! E-o, la fortuna! E-o, giocherà! Gratta, gratta e tanti auguri, la tua sera è questa qua! Di avermi fatto compagnia, grazie anche a Martufello. Walter riaccompagna al posto. Allora, signor Giuseppe, la chiamo così perché non so, è il primo nome che mi viene in mente fra i due che lei ha. Vorrei che lei scegliesse, io vado sulla torta, ma vorrei che lei scegliesse i 7 ragazzi e io non le parlo più, parli solo lei, li ha visti e dica i 7 nomi. Vai. Sono riuscito a individuare 6 nomi e il settimo lo a caso, tanto fortuna ce l'ha sempre. Walter, Saverio. Walter, Saverio, poi David, Marco, Riccardo. Aspetti un attimo perché Walter è già stato scelto, mi dicono. Marco, Riccardo, poi Stefano. Stefano, va benissimo. Ciro, perfetto, e siamo a 5, mancano 2 ragazzi. Alex. Alex non c'è più? Non c'è più, ho capito. Danilo, eccolo qua. Elios, molto bene. Vai Saverio, velocemente. E cominciamo a dire subito quanto ha vinto il signor Giuseppe, vai. 4 milioni. Ok, scendi subito. Marco? 50 milioni. Caramba, mamma mia, forza. Vai Riccardo. 5 milioni, signor Giuseppe. Molto bene. Stefano dice che lei ha vinto. 5 milioni. Complimenti vivissimi. Adesso arriva Ciro da Napoli. 2 milioni. 2 milioni, carino lui anche con i suoi 2 milioni. Danilo. 25 milioni. Ehi là, Danilo. Che bella sorpresa. E il più piccolino, Elios? 8 milioni. 8 milioni, bellissimo, bravo Elios.
Il suo monte premi è di 99 milioni. Caramba, che fortuna! Contento? Non è male, direi. Bene. E adesso entriamo, come dire, nel tunnel dei sospiri. Lei è sereno, vero? Sì, sì, per me. Sono molto contenta che lo sia. Lei ha vinto già 99 milioni, ma come sa, potrebbe entrare nel mondo dei miliardari. Allora, signor Giuseppe, lei come vede io ho due contenitori, giusto? Vuole quello della mia mano destra o della mia mano sinistra? Destra. Questa? Sì, bene. Allora, apriamo e togliamo la scheda. E se la cassaforte si apre, il primo passo è fatto. Purtroppo non si è aperta. Adesso però faccio naturalmente la controprova con l'altra, ho raccolto l'altro contenitore, lo apro, appoggio, questo lo tengo in alto, appoggio il contenitore e questo dovrebbe far aprire la porta della cassaforte. Signor Giuseppe, non ce l'abbiamo fatta ad aggiungere più zeri al suo premio, ma credo che 99 milioni siano un bellissimo Natale, un bell'anno nuovo come auspicio, non crede? Di sicuro, non ci contavo. Ha visto? Grazie, arrivederci, auguri, arrivederci. Vieni con me Riccardo, dobbiamo aspettare un attimo, la possiamo lanciare subito. Lanciamo, vai Riccardo. Piano, dolcemente, perché tanto si innesca ugualmente il meccanismo che fa partire il nostro computer che sta dando la seconda opportunità, cioè l'opportunità ad una persona che non vincerà i 7 premi della lotteria ma che può entrare nel mondo del miliardo. E... ecco qua. È la persona che è dietro la linea numero 12. Abbiamo qualche secondo? Posso chiedere una... oppure possiamo andare già? Un attimo solo. Vieni qua, Martufè, corri! Vieni qua! Raccontami l'ultima barzelletta fra me e te da soli, dai! No, quello che si compra la macchina non c'è al garage, c'era paura, gliela fregavano, allora davanti al vetro della macchina ci mette un cartello. Ninja la radio. Il giorno dopo si sveglia, la macchina non ci sta più, ci sta solo il cartello. Non ti preoccupare, ce la mettiamo noi. Grazie Martufello, riprende il suo posto e vi dico che inizierà un nuovo show insieme a Ninni Pingitore. C'è la persona al telefono, bravo, veloce, una scheggia simpatica. Pronto? Pronto? Ah, ma i signori si fanno vivi solo quando ci sono i miliardi di mezzo, eh? Buonasera. No, veramente è parecchio che sto provando a prendere linea questa volta. E stasera... per la prima volta ci sono riuscito. Bene, non è ovviamente è un terno all'otto, è una fortuna. Come si chiama lei? Giampaolo. Giampaolo. E dove vive? In che regione almeno? A Genova. A Genova. Bene, signor Giampaolo, andiamo all'avventura. Lei non era previsto, ma con questa possibilità della seconda opportunità, chissà che non sia la sua sera. Ma... ok, comunque voi sapete che nel programma quotidiano giocheranno molte persone che sono estratte fra tutte quelle che sono entrate nelle 123 linee in tutta la serata. Allora, signor Giampaolo, destra o sinistra? Destra. Questa? Io sto vedendo perché non c'è la televisione, comunque qua... dico destra. La mia destra? La sua destra. Perfetto, e così non c'è problema. Apro il contenitore, lei non sta vedendo, io glielo racconto come se fossimo alla radio. Sì. Ecco, io spero di darle una buona notizia. Vediamo un po'. Non gliela posso dare la buona notizia. Pazienza, è un gioco. La ringrazio. Abbiamo giocato. E comunque, senta, lo faccio la prova. Lei ha sempre il biglietto della Lotteria Italia che, come sa... è stato portato a 15 miliardi il primo premio, quindi non è ancora finita, il 6 gennaio si avvicina e ha anche quella possibilità. Ora faccio la controprova e questa scheda dovrebbe aprire la porta, infatti ho sentito il clock e la porta si apre.
Comunque, le faccio molti auguri di buon Natale. Anche a lei tutte le persone. È molto gentile, grazie. E con questo saluto e buonasera. Saluto tutti, vi do appuntamento noi a lunedì alle ore 12.50 e tutti insieme con Caramba che fortuna per la 13ª puntata il giorno di Santo Stefano, sabato prossimo. Grazie, ciao a tutti, buona serata.